Ok. Buongiorno, io direi di cominciare, possiamo anche coloro i quali erano in coda per registrarsi sono arrivati. Grazie dell'invito, grazie a voi di essere presenti, grazie al sindaco Antonio Marco Troiano, sindaco di Brugherio, per averci ospitato nella sala consiliare del comune. E grazie all'Ordine per aver organizzato questo convegno che porta alla formazione permanente appunto anche qui, diciamo, in provincia. Io sono Paolo Pirovano, sono segretario nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Volevo salutare anche coloro i quali a nome di tutti i relatori ci stanno seguendo in diretta streaming sul sito del Comune di Brugherio, che quest'anno festeggia, come probabilmente molti di voi sanno, i suoi 150 anni di vita. Nacque dopo un referendum del 1866 che separò di fatto Brugherio dai comuni di Monza e Vibercate. Nell'ambito di queste celebrazioni Brugherio può vantare un altro fiore all'occhiello, che sono i 45 anni di vita del suo notiziario comunale, che ormai fa parte di fatto e di diritto del patrimonio di questa città, una città che è diventata tale nel 1966, correggetemi se sbaglio, con un decreto del Presidente della Repubblica. All'epoca c'era Giuseppe Saragat. L'amministrazione comunale, l'attuale direttrice del notiziario comunale, Maria Ancilla Fumagalli, che è qui presente, hanno allora pensato di organizzare questo convegno con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell'Ordine, che vedrà come relatori importanti figure del mondo dell'informazione, primo tra tutti il Presidente dell'Ordine Nazionale, che qui alla mia destra, Enzo Jacopino, alla presenza dell'autorità locale e degli ex direttori, che alcuni di loro li vedete qui seduti, senza ovviamente dimenticare gli altri amici e colleghi che si alterneranno come relatori. Vedo tra i banchi anche Mario Guerrisi, che è consigliere nazionale, Rino Felappi, che è il Presidente del Consiglio Nazionale di Disciplina, tra il pubblico e gli altri che magari non scorgo mi perdureranno, Francesca Santolini, un'altra consigliere, Valentina Lietti, che è membro di un gruppo di lavoro dell'Ordine. Ecco, questa sarà l'occasione per ripercorrere le tappe dell'evoluzione del mondo dell'informazione e della comunicazione degli enti locali, con particolare riguardo alla famosa, purtroppo, legge 150 del 2000, che recita disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Si altereranno come relatori appunto il sindaco di Brugherio Antonio Marco Troiano, che indirizzerà ai presenti i suoi saluti, poi Maria Ancilla Fumagalli, che è la direttrice del notiziario comunale, poi ci sarà l'intervento di Sergio Nicastro, che è un collega che si occupa appunto di cronaca bianca locale, e non solo cronaca bianca, perché ovviamente poi chi svolge questa professione in provincia deve essere eclettico e poliedrico, cioè deve sapersi occupare un po' di tutto. Walter Todaro, che è un collega del gruppo Uffici Stampa Monza e Brianza, addetto stampa del Comune di Seregno, e le conclusioni saranno affidate appunto al Presidente nazionale Enzo Jacopino. Spero di non avere dimenticato nessuno, se l'ho fatto mi scuso e do la parola al sindaco Antonio Marco Troiano, al sindaco di Brugherio. Grazie. Grazie a voi, benvenuti intanto a Brugherio, siamo in tanti, siamo molto contenti di questa occasione che offriamo certamente al mondo dei giornalisti, e la offriamo anche alla città, a partire dal racconto, 5 minuti, non di più, al racconto di un'esperienza fondamentale e importante per la nostra città.
Insieme a noi oggi ci sono, è già stato citato, i direttori, che alcuni dei direttori del notiziario comunale. Noi partiamo da questo compleanno, dentro il grande compleanno della città del 150esimo, quest'anno festeggiamo anche il 45esimo anniversario della fondazione del notiziario comunale. Voglio partire proprio da questo elemento. 45 anni fa io ho davanti la prima pagina del primo numero del notiziario. Ettore Giltri, il sindaco di Brugherio dell'epoca, che ideò tra le tante cose, lo abbiamo commemorato e ricordato la settimana scorsa quando purtroppo Ettore Giltri ci ha lasciato, tra le tante iniziative e ideazioni dei suoi 10 anni da sindaco c'è compresa anche questa. Se mi permettete, io vi leggo 4 o 5 passaggi velocissimi di quell'editoriale per scoprire tutta l'attualità di avere oggi un notiziario comunale che ancora viene stampato e ancora viene distribuito in 13.000 copie nelle diverse case della nostra città. Allora si diceva, noi abbiamo bisogno di avere più informazione, abbiamo bisogno di fare in modo che i cittadini possano partecipare alla vita politica della città, possano essere, ci siano degli strumenti perché i cittadini siano informati di quello che succede e si possano fare poi delle opinioni personali. Abbiamo bisogno di un giornale che non sia un giornale che sia il megafono della sola amministrazione, ma che possa raccontare la vita della città in termini di partecipazione, in termini di quello che succede, in termini di maggiore approfondimento e conoscenza. E dobbiamo farlo per una iniziativa che non è solo allora editoriale, ma è prima di tutto un'iniziativa culturale, perché la cultura è cultura, la sensibilizzazione della cittadinanza ai problemi e alle esigenze della collettività. Ditemi se questi non sono ancora dei buoni motivi e delle buone ragioni perché in tutte le case della nostra città continui da 45 anni ininterrottamente, cambiate le giunte, cambiate le amministrazioni, un commissario straordinario ad un certo punto della vita politica della città, cambiati i direttori, ma 45 anni di uscita ininterrotta. Non c'è mai stato un anno nel quale non è uscito almeno un numero del notiziario. Non so quante possano essere le realtà italiane che possono vantare una iniziativa di questo tipo. Allora ecco, questo, da qui partiamo stamattina, partiamo dal riconoscimento di uno strumento che è importante e oggi grazie a questo convegno, grazie alle preziosissimi interventi e le presenze di oggi così autorevoli, noi riusciamo a fare un secondo passaggio importante. Cerchiamo di collocare questa importante iniziativa, questa importante realtà per la nostra città, la collochiamo dentro il contesto, dentro un ragionamento più complessivo su quali sono le sfide oggi della comunicazione. Se ne discuteva poco fa prima di iniziare, ancora senso un giornale cartaceo? Perché un giornale cartaceo di questo tipo è fatto oggi da una redazione interna al comune? Quali sono i rapporti con gli altri strumenti di comunicazione? Come facciamo a dialogare un giornale cartaceo che esce ogni 3 mesi con le notizie che sono dopo 4 minuti sono già passate perché c'è già qualche cosa di nuovo? Come si sta ai tempi dei social e delle notizie continue con un giornale di questo tipo? Qual è il tema dell'approfondimento? Come si riesce allora a coniugare appunto la voglia di continuare ad avere un prodotto culturale di questo tipo, e torno al culturale secondo l'indicazione di Ettore Giltri, come si coniuga questo prodotto così ancora con le sfide, con la realtà di oggi, con i contesti odierni? Questo è il tema che affronteremo tutti insieme. A me ancora una volta il compito nel salutarvi, avevo promesso 5 minuti e 5 sono, di darvi il benvenuto ancora una volta e di ringraziarvi per quanto potremo insieme condividere rispetto non alla storia del notiziario, ma rispetto al futuro del notiziario comunale. Grazie. Mi scuso con Aurelio Biassoni, che è alla mia destra, che non ho presentato, è anche lui consigliere nazionale ed è giornalista ovviamente, e parlerà della nuova legge 150, nuovi profili professionali in questo senso. Allora sarà importante sentire anche il suo intervento, il direttore del notiziario comunale, Maria Ancilla Fumagalli. Grazie. Grazie Paolo, siamo tra amici e il mio desiderio è proprio che tutto si svolga in una maniera molto amichevole, dando più spazio possibile anche alla fine ai vostri interventi. Io sono molto emozionata e
penso che si possa anche capire, perché oltre alla fiducia che mi è stata data dall'amministrazione comunale che mi ha proposto, no, vabbè. Che mi ha proposto questo che è un onore per noi brugheresi, i direttori che mi hanno preceduto e dai quali io ho cercato di cogliere quegli elementi di continuità per poter mantenere vivo il nostro notiziario, mi sono stati veramente dei grandi insegnanti. E poi ho avuto la fortuna, io so di essere fortunata, di essere arrivata a Roma, di avere il nostro presidente, non è solo mio, è il presidente di tutti i giornalisti italiani, è qua, sapete tutti che oggi a Perugia in questi giorni c'è il Festival Internazionale del Giornalismo, ma lui è qui con noi, quindi questo vuol dire veramente tanto. Ecco, e io volevo riproporre un po', partendo dal notiziario, perché è il notiziario il festeggiato, come da un ufficio stampa, dal responsabile della comunicazione, si può anche arrivare alla direzione di un giornale, di una testata, che a livello locale è davvero importante, lo diceva il nostro sindaco, ce lo chiediamo anche noi, un prodotto cartaceo eppure così accolto dai cittadini, è così ben voluto, abbiamo visto che queste esperienze ci tornano in maniera positiva. Io volevo brevemente anche far riferimento al Cavaliere Giltri che ci ha lasciato ultimamente, perché nella chiusura della sua presentazione nel 71 ci diceva l'obiettivo appunto era quello della trasparenza, di arrivare in tutte le case, dobbiamo anche un pochino calarci 45 anni fa, dove l'amministrazione forse per certi aspetti era meno vicina di quello che può essere al giorno d'oggi, era meno raggiungibile, e lui voleva raggiungere tutti i cittadini per condividere con tutti loro quella che era la vita amministrativa. E lui in chiusura, in poche parole, diceva se le nostre speranze andranno deluse, le speranze erano quelle di continuare con questa pubblicazione, ciò dipenderà in modo diretto dalla nostra incapacità a portare avanti il discorso ora iniziato e dalla mancata disponibilità degli interlocutori, non certamente dalla nostra volontà. E allora direi che missione compiuta, io sarei stata felice se fosse stato qui con noi, perché era un grande omaggio che il mondo del giornalismo venisse a Brugherio per riconoscere una testata che è nata dalla sua volontà, dalla volontà di tanti, uno tra tutti Luciano Rossi, che davvero si sono battuti perché il notiziario arrivasse in tutte le case. Dicevo, noi abbiamo agli atti tutti i numeri precedenti, ma sono talmente consumati che andranno un pochino mandati in legatoria, perché insomma, se li avessimo esposti si rischiava addirittura che alcune pagine si sfaldassero. Questo cosa vuol dire? Che il notiziario comunale comunque ha rappresentato un patrimonio per la nostra città, lo diceva prima il nostro sindaco, ha ripercorso tante, è sopravvissuto, è andato avanti, ha fatto parlare tante amministrazioni spesso diverse tra loro, ma è un filo che non si è mai interrotto e per tantissimi è stato ed è fonte di aggiornamento, di fonte di riscoperta del passato, un passato che non va mai perso, soprattutto a livello territoriale come il nostro. Ora, io sono arrivata a questo punto sicuramente grazie anche ad elementi fortunati, diciamo così.
Ma io esco dalla legge 150, ecco che ritorniamo alla fatidica legge 150, perché il sindaco di allora, Dario Pavana, e l'assessora all'istruzione e alla cultura, Patrizia Gioacchini, dovendo mettere in piedi l'ufficio relazioni col pubblico, l'ufficio stampa, già c'era un ufficio relazioni esterne che funzionava bene, quindi è giusto dare atto di ciò che già esisteva. Mi avevano proposto di seguire il nascere, di mettere in piedi, insomma, questa nuova struttura. La legge 150 è molto chiara, inquadra da una parte la comunicazione con l'URP e dall'altra l'informazione con l'ufficio stampa. Ai tempi, certamente chi già ci lavorava non aveva ancora i requisiti che la legge richiedeva, perché occorreva una laurea in scienze delle comunicazioni e l'iscrizione all'albo dei giornalisti. Ma le amministrazioni di Brughero sono sempre state molto sensibili al discorso dell'informazione e della comunicazione e mi hanno messo a disposizione tantissime opportunità che poi nel tempo ho scoperto essere fondamentali. Il mio primo maestro è stato il Nino Ciravegna, che è qui presente, che ringrazio, e lui vuole essere menzionato solo come il direttore di Noi Brugherio, un settimanale che a Brugherio è preziosissimo per tutti e con il quale noi abbiamo un'ottima collaborazione, anche perché noi abbiamo un'uscita trimestrale, Noi Brugherio un settimanale, e lui è stato il mio primissimo maestro. Devo dire che mi bacchettava, se mi doveva bacchettare, però sono qui a ringraziarlo. È così che si cresce, l'essere lodato, io preferisco la criticità perché mi posso migliorare. E il nostro Nino Ciravegna per primo, poi ho avuto come sindaco per 10 anni un altro direttore del notiziario comunale, il professor Carlo Cifronti, che è qui e che mi ha sempre dato tanto sostegno e che ringrazio a sua volta. Lui magari non se ne accorgeva, ma per me alcune sue parole sono sempre state molto importanti e il suo incoraggiamento in questo senso. Quindi cosa voglio dire? Che queste strutture di informazione e di comunicazione hanno bisogno di essere sostenute dagli amministratori, hanno bisogno del riscontro positivo dei nostri utenti, dei nostri cittadini, bisogna dare la massima disponibilità. Dicevamo URP comunicazione, ufficio stampa informazione. Io ho sempre tenuto a tenere le due cose separate, anche se poi alla fine sono supplementari e complementari per diversi aspetti. Il comunicare, lo dice la parola stessa, presuppone uno scambio e da questo scambio mettere comune un'informazione, verificarla col mio interlocutore, se necessario utilizzare un linguaggio diversificato in base all'utente che ho davanti e in base alle sue obiezioni, ai suoi rinforzi, cosiddetti feedback, vedere di costruire un dialogo e poi monitorare. I monitoraggi, soprattutto agli inizi, erano fondamentali e lo sono, a mio avviso, anche al giorno d'oggi, ma non per dire guarda come sono stato bravo, no, perché dal monitoraggio e dalle criticità che emergono noi possiamo continuamente crescere. Informazione, ufficio stampa, dove non sempre questo riscontro ce l'ha immediatamente, soprattutto quando parliamo di carta stampata. Al giorno d'oggi già sta cambiando il discorso e poi Aurelio Biasoni, so che avrà altre notizie da darvi a completamento di tutto. Perché? Perché c'è il digitale, ci sono le pagine Facebook. Il mio sindaco è un sindaco giovane, lo vedete tutti, ed è molto social. E io cerco di stargli dietro perché, insomma, una 20 anni più di lui io li ho e si vede. E ciò nonostante mi dà molta fiducia, me ne accorgo, ci si capisce al volo. E questo per noi degli uffici stampa, degli enti locali. È importante vedere che ci si riesce
a colloquiare. Ma qual è la cosa fondamentale? Se voi vedete il nostro notiziario, molto semplice, è un notiziario molto chiaro, bianco, con scritte leggibili, perché abbiamo cercato di dare l'idea anche della trasparenza, della chiarezza ai brugheresi. E notate una cosa, sapete tutti che a Roma abbiamo una nostra nuova casa, la nostra nuova casa, come la chiama il presidente Jacopino. È bianca anche la nostra casa ed è un segnale di trasparenza. E come si entra nella nostra nuova sede? C'è il logo del nostro ordine e quattro semplicissime parole che hanno colpito immediatamente il presidente Grasso al momento dell'inaugurazione: il dovere della verità. Sono quattro parole semplici, ma sono tanto pesanti. E chi lavora, chi fa il giornalista, questo lo sa, soprattutto quando bisogna affrontare argomenti veramente delicati. Una verità che sempre, io penso che sia stata comune a tutte le epoche, ma molto spesso è difficile da trasmettere. Però dobbiamo lottare perché questa verità emerga sempre, perché libertà è anche la libertà di informare in maniera corretta, precisa. Fa star bene noi stessi in primis, ma fa star bene anche tutti gli altri, perché sanno di poter interagire con noi. Premetto, so che è una cosa difficilissima, soprattutto per alcuni di voi che magari hanno a che fare con realtà non così aperte al dialogo e positive come quella in cui ho la fortuna di lavorare e di operare. Però dobbiamo lottare per questo. E come dicevo, il presidente Grasso ha subito notato queste quattro parole. Verità in tutto. Io mi ricollego al nostro 150esimo, perché i nostri vecchi, io ho molto rispetto per i tantissimi proverbi che nella nostra zona nascevano da una realtà contadina, ma erano profondamente vere. E me l'hanno trasmesso i miei familiari, soprattutto la mia mamma, che mi vietava di parlare il dialetto perché altrimenti non avrei scritto bene a scuola, doveva. Però mi diceva: Ancilla, o parla bene o tasè. Allora, per chi di Brugherio lo sa, parlare bene non vuol dire leccare, eh? Le opere di lecchinaggio, ve lo dico, non servono a nulla. Sono dei boomerang. Parlar bene vuol dire la verità, oppure taci, o dici le cose come stanno, oppure stai zitta, che è molto meglio. Il parlar bene dunque è fondamentalmente la verità di cui parlavo prima. Quindi parto, mi faccio i miei corsi, come tanti di voi avranno fatto, per la comunicazione, per poter essere comunicatore, e entro anche nel mondo del giornalismo, perché la legge 150 dava tempo, 5 anni agli ordini, perché promuovessero dei corsi per creare dei nuovi pubblicisti. Io faccio riferimento al mio di corso e devo dire che mi ha insegnato molto. Presidente dell'Ordine in quel momento era Franco Abruzzo, lo conosciamo tutti come Ciccio, e con sto codice deontologico. Al momento devo dire codice deontologico, e poi invece più si lavora più capisci come il codice deontologico sia davvero importante. Tant'è che ultimamente a Roma abbiamo, dopo il codice deontologico, ci sono state tantissime carte, ma troppe carte e niente, fanno solo confusione. Ed ecco che recentemente, molti di voi lo sapranno, le abbiamo tutte riunite in un testo unico, in un codice unico. Ed è importante, come? 13 carte, grazie Aurelio. Ed è importante tenere questo come riferimento. L'abbiamo semplificato al massimo, perché il complicare non serve a nulla. Ecco, allora nasco nell'ottica del codice, fai attenzione a questo, fai attenzione a quello, con ottimi maestri.
c'era ottimi avvocati, persone di richiamo e questo si innestava dopo le lezioni di Nino Ciravegna, di Franco Benati, che mi aveva introdotto alle conferenze stampa e via dicendo. Scusate se faccio nomi e cognomi, ma sono tutte persone che io voglio ringraziare per tutto quello che mi hanno trasmesso. E poi ecco che Peppino Gallizzi mi prende nella sua lista scatola chiusa. Non sapevo chi fosse, non sapeva chi io fossi, non ero nessuno e non sono nessuno. Però gli è stato fatto il mio nome e mi ha accolto. E qui altra fortuna, perché ho conosciuto tutte le persone a me care che sono qui con me, ma perché ho avuto un mentore d'eccezione, che è brugherese come noi, che, come molti di noi, che è il presidente del Consiglio Nazionale di Disciplina, il primo in assoluto, Rino Felappi, che poi mi farebbe molto piacere se prendesse la parola, e che mi ha insegnato tantissimo. È un uomo tutto d'un pezzo, al quale non posso che dire grazie. Quindi tantissime grazie. Io non voglio dilungarmi più di tanto, voglio dire adesso siamo arrivati, dicevo, all'era dei social, ho la fortuna di seguire anche, grazie al mio sindaco, il sito comunale, che è molto importante perché la carta stampata è subito vecchia appena la consegniamo, però il continuo aggiornamento, e se vorrete, se avete voglia di farlo, se guardate il nostro sito vedete che cerchiamo di mantenere la stessa chiarezza e trasparenza che trovate sul notiziario, ed è una continuità anche questa. Però io non voglio andare oltre, do la mia massima disponibilità, e molti di voi mi conoscono, sanno qualsiasi cosa vi possa servire a livello territoriale, venite pure che mi troverete sempre a disposizione per il poco o grande aiuto, ma è poco, ve lo assicuro, che vi potrò dare. Grazie a tutti. Grazie, grazie a Maria Ancilla Fumagalli. Avevamo in scaletta adesso Sergio Nicastro, che è un collega appunto che si occupa di cronaca locale. Grazie. Grazie. Beh, dalla brochure vedete subito che c'è stata una trasformazione in meglio, oserei dire, perché Angelo Baguini è bravissimo, ma magari meno bello di me, a parte le battute. Vi porto i saluti del nostro direttore, purtroppo ha avuto un impegno improrogabile, saputo soltanto negli ultimi giorni, e ieri mi ha avvisato di questa opportunità che mi dava di partecipare a questo convegno, non dall'altra parte perché ero iscritto come uditore, ma dal tavolo dei relatori. Sa anche la mia legame fortissimo con la città di Brugherio, perché è qui che è iniziata la mia esperienza lavorativa, e quindi mi ha fatto doppiamente questo regalo. Non potrò portare quindi la sua esperienza di direttore di, mi sono perso, saranno 15 più testate probabilmente del nostro gruppo editoriale, mi limito magari a raccontare quella che è l'esperienza di un cronista, partito da collaboratore di un giornale e poi diventato responsabile in redazione, con gli uffici stampa, con le informazioni che ti vengono dal territorio. Io Ancilla l'ho conosciuta più di 10 anni fa, forse 15 più che 10, e è veramente l'emblema del rapporto di come è cambiata la comunicazione, come è cambiata l'interazione tra una pubblica amministrazione e un giornale. Io andavo da lei come ufficio relazioni con il pubblico, quindi come se fossi un normale cittadino di Brugherio, chiaramente con un interesse diverso, perché non ne andavo a raccontare quelle che era una problematica, o comunque a esaltare quella che era una bellezza del territorio, ma a cercare di carpire le informazioni se c'erano delle notizie da raccontare. Quindi era il mio stimolo nei suoi confronti di catturare delle informazioni che potessero essere utili per il giornale. Da qualche anno a questa parte il rapporto si è ribaltato per tutti noi giornalisti. Noi veniamo inondati giornalmente da decine, qualcuno centinaia di mail, uffici stampa istituzionali, uffici stampa privati,
che magari non fanno neanche distinzione, per cui ti arrivano comunicazioni di un'azienda di Trapani che vuole reclamizzare il suo prodotto senza rendersi conto che sta parlando con un giornale locale che ha una sua specificità, quindi anche di invio senza alcun parametro. È chiaro, dal nostro punto di vista di giornalisti, l'ufficio stampa rappresenta una grandissima comodità, perché ricevere impacchettate delle informazioni, ricevere un comunicato, molte volte sono dei comunicati che si potrebbe fare quasi copia e incolla, tanto sono ben strutturati, tanto hanno la lunghezza giusta, tanto colgono in pieno la notizia, è una straordinaria comodità. Però è anche un tremendo boomerang. È un tremendo boomerang per noi che riempiamo la pagina con quelle che sono le informazioni che ci vengono date da un ufficio stampa. Parlo con cognizione di causa, io ho colleghi che riempiono la pagina, ma poi come facciamo a distinguere la Gazzetta della Martesana dal Cittadino, dal Giorno, dal Giornale di Monza? Da noi Brugherio, cito soltanto i giornali che si occupano specificatamente di Brugherio, come facciamo a spingere la gente a spendere quelle ore 50 per un giornale piuttosto che un altro? L'informazione diventerebbe piatta, diventerebbe comune a tutti, per cui va bene lo stimolo, va bene la comodità. Va bene, cavolo, Ancilla mi ha salvato con queste 10 righe che mi permettono di non avere un buco in pagina, però poi dopo quello stimolo con lo stesso ufficio stampa, quello stimolo con il sindaco di turno, lui anche lui è un emblema della comodità, perché posta le notizie due volte al giorno sul suo profilo, per cui ci dà una grossa mano, ma ci dà anche una grossa uniformità di informazione. Lo stimolo deve essere, dal mio punto di vista, costante, deve essere continuo, perché altrimenti manca quella differenziazione che secondo me arricchisce ciascun giornale, che arricchisce la stessa voglia di un cittadino di Brugherio che magari non si limita a comprare un giornale, ma magari vuole avere una veduta un po' più ampia. Quindi questa era una critica rivolta soprattutto a noi giornalisti, perché molte volte veramente ci limitiamo ad accogliere quello che abbiamo senza magari fare quel passo ulteriore. Poi faccio però anche uno stimolo, non vuole essere una critica agli uffici stampa, a qualsiasi ufficio stampa, sia istituzionale che privato, quello di fare un po' più il giornalista. Molte volte l'ufficio stampa veramente si limita a... Giustamente, non pretendo che l'ufficio stampa dica che il sindaco di Brugherio ha litigato con l'assessore in giunta e quindi c'è una crisi in atto, ci mancherebbe una cosa del genere, però ad avere magari uno spirito un po' più critico, a sollecitare i suoi interlocutori, a parlare con la sua amministrazione, con i suoi sindaci, con i suoi assessori, a criticare se magari il sindaco o l'assessore di turno, anziché magari mandare un comunicato stampa, pubblica quella notizia sul suo profilo Facebook, perché in questo modo è lo stesso amministratore, quindi datore di lavoro dell'ufficio stampa, che cannibalizza il suo ufficio stampa, sminuisce quella che è l'importanza dell'ufficio stampa, si creano tanti canali paralleli che rischiano soltanto di creare confusione, perché un giornalista deve contemporaneamente avere aperti 5 profili Facebook per cercare di capire se la notizia viene data sul profilo A, B, C, D o F. Si può fare, però magari chi deve seguire 4 comuni, o chi c'è una conferenza stampa, chi c'è un incidente, chi c'è il compleanno, chi gli arriva il Papa a Monza, magari non riesce a seguire contemporaneamente questi cinque profili, per cui un maggior coordinamento, una maggiore sollecitazione, cercare di spingere l'amministrazione a capire la portata della notizia, l'importanza delle notizie, ad avere il coraggio di dare queste notizie, quindi di non aspettare, quindi di non tergiversare, di dargli magari una pubblicità immediata rispetto a quelle che possono essere le magari decisioni diverse, intenzioni diverse.
Quindi questo è veramente, ci sono degli esempi estremamente positivi, parlo della mia esperienza e del mio territorio, non cito Brugherio per ovvi motivi, c'è un esempio di tutto quello che ho detto, è rappresentato dal comune di Segrate, in cui hanno praticamente uno straordinario sistema di comunicazione. Se qualcuno, non so se ci sono dei colleghi che seguono il comune di Segrate, ma veramente se qualcuno volesse fare la cronaca di Segrate potrebbe farla comodamente seduta alla sua scrivania senza mai andare a Segrate, tanto è di quantità e anche di qualità l'informazione che proviene dalla diciamo ufficio comunicazione del comune di Segrate. Il paradosso è che non arriva un comunicato stampa, tutto quanto su Facebook, tutto sul profilo Facebook del comune, tutto sul profilo Facebook del sindaco, tutto sul profilo Facebook dei singoli assessori. Si dice che Facebook è il grande nemico alleato dei giornalisti, perché Facebook e il web in generale, che in qualche modo ha trasformato l'informazione, ci sono tanti esempi di giornali online straordinari, ma che rappresenta magari potrebbe rappresentare il nemico dell'informazione cartacea. Ecco, il paradosso è che si assiste molte volte a queste opere di cannabidizzazione interne, per cui c'è non dico un abuso, ma magari c'è un uso disordinato di quello che è lo strumento che abbiamo a disposizione. Questo voleva essere uno stimolo per noi giornalisti a non limitarci a fare il copia e incolla, anche se sinceramente ieri sera alle 6:30, quando dovevamo chiudere il giornale, il copia e incolla di un comunicato di Ancilla è stato fondamentale per chiudere la pagina di Brugherio, però l'abbiamo fatto alle 6:30 del venerdì, andiamo in stampa alle 19:00. Io spero che i colleghi che seguono Brugherio per il nostro giornale fino alle 17:50 magari siano andati alla ricerca di informazioni per non fare quel copia e incolla. E poi uno stimolo all'ufficio stampa a essere un po' meno portavoci, so benissimo che è difficile, un po' meno portavoci del proprio interlocutore e un po' più giornalisti. Grazie. Grazie a Sergio Nicastro. Poi ovviamente ci saranno spazi per coloro i quali stanno ascoltando le relazioni, per eventuali domande. E adesso è la volta di Aurelio Biassoni, che è il nostro collega che vuole fare un intervento. Ancilla, prego. L'ho meditato prima mentre parlavo, perché la persona che ora vado a citare non vuole mai essere nominata. Noi giornalisti degli uffici stampa spesso siamo sottoposti come riconoscimento dal punto di vista previdenziale, versamento contributi e tutto all'INDAPT, ora IMSS. Quando io sono diventata giornalista, il mio dirigente vice segretario, che agita le braccia, non vuole nominarlo, allora per non essere bacchettata non lo nomino, però mi aveva iscritto immediatamente all'INGI. Io al momento non ho capito che mi stava facendo un regalo, l'ho capito nel tempo, perché so che molti di voi non sono INGI lavorando negli uffici stampa degli enti locali. Molte mie amiche me lo dicono. E mi dicono anche, ma mi dicono che deve essere l'INGI che si muove nei confronti degli enti locali. Non è assolutamente vero. Con i vostri uffici personali dovete dire che sono loro che vi devono riconoscere l'INGI 1. E quindi non nomino la persona perché non vuole che la nomini, ma io ora la ringrazio davvero tanto per un regalo che al momento non avevo capito. Grazie. Grazie. Sì, allora Aurelio Biassoni, che lavora nell'ambito degli enti pubblici, perché lavora al Consiglio regionale della Lombardia, anche consigliere dell'Ordine Nazionale,
ed è soprattutto in questa veste che è chiamato qui a fare il suo intervento il coordinatore del gruppo di lavoro uffici stampa dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Perché dovete sapere, poi magari se il Presidente lo vorrà chiederemo qualche lume sulla cosiddetta riforma che sta per essere, che è già stata partorita dalla Camera, che sta andando in seconda in lettura al Senato. L'ordine non è soltanto quell'organismo di pletorico, perché siamo i primi a dire che sono in troppi, ma è la legge che stabilisce il numero di consiglieri, né io né Jacopino né nessun altro. Ha anche i gruppi di lavoro, delle commissioni che lavorano alacremente, che cercano di essere al servizio dei colleghi e della categoria. Aurelio Biassoni. Grazie Paolo, credo forse magari più opportuno che dietro, se no non ci si vede, mi sentite anche in piedi così, sì, ok, ci sentiamo, va bene. Innanzitutto volevo farvi, mi tocca intervenire sulla legge 150, le modifiche alla legge 150, i nuovi profili professionali. Mi interessa però prima chiedervi una cosa, una curiosità. Fra tutti voi presenti, molti li conosco, qualcuno so che degli uffici stampa, quanti lavorano negli uffici stampa? Sulle mani, quanti di voi lavorano effettivamente in uffici stampa? Pochissimi, quindi cerchiamo allora di tenere un profilo parlando di uffici stampa, ma andando anche più in generale. Tre cose mi premeva in questo intervento che faccio oggi, ringraziando anche Ancilla per l'occasione che ci dà di poterci trovare insieme, ragionare e confrontarci insieme. Tre linee conduttrici che devono oggi, secondo me, cercare di ispirare quella che è anche la nostra azione. Primo punto, il recupero della credibilità come categoria, come giornalisti, come persone che svolgono la professione e l'attività giornalistica. In secondo aspetto, direttamente collegato, le competenze professionali non possono più essere oggi quelle di una volta. Devono essere aggiornate, devono essere nuove, devono essere più ricche. E il terzo punto, che chiude il cerchio, la giusta retribuzione. Oggi uno che rispetta le regole etiche deontologiche, che è credibile, che ha competenze, deve essere anche, se ha queste particolarità e rispetta questi requisiti, giustamente retribuito. Andiamo per ordine. Il primo aspetto, recupero credibilità. Oggi la nostra categoria, non prendiamoci in giro, vediamo tutti, non me ne voglia anche il Presidente Jacopino che su questo anche lui è sempre estremamente attento e critico, ha bisogno di un forte recupero di credibilità. Che attenzione, non è colpa della gente che magari vede nei giornalisti a volte figure poco credibili, è anche molto e in tanti casi colpa anche nostra. Non è colpa della D'Urso soltanto, che è stata giustamente denunciata dall'ordine per esercizio abusivo della professione, se fa un certo tipo di programma giornalistico, o del giudice Mapelli che poi la assolve e dice che quello non è giornalismo ed è infotainment, non capisco la differenza. Non sono solo questi i problemi sono anche nostri, dobbiamo farci comunque un po' di autocritica a livello di coscienza nostra personale su quando e su come svolgiamo l'attività giornalistica della nostra professione. Non possiamo chiamarci fuori, dire è solo colpa degli altri. Quando leggiamo titoli di giornali, ad esempio un giornale siciliano, ricordo che scrive a proposito di una madre che aveva ucciso la figlia in preda a qualche problema di grave depressione psicologica, aveva inizialmente negato di essere stata lei, poi alla fine aveva ceduto, aveva confessato, ed esce in prima pagina, puttana, è stata lei. Questo è il direttore, questi giornalisti che scrivono queste cose. Questo non è un problema degli altri, è un problema nostro. E i lettori come fanno a guardarci come figure di riferimento se noi per primi ci comportiamo in questo modo? Quindi il primo appello è questo, è quello di esserne tutti consapevoli e di cercare di essere tutti parte attiva, anche tra di noi, con noi per primi, ma anche con gli altri, perché si possa diffondere e promuovere sempre di più una cultura professionale dell'etica e della deontologia forte. E un richiamo in questo senso ce lo dobbiamo fare. Le carte esistono, l'ha detto prima Ancilla, anzi sono state ulteriormente semplificate, esistevano 13 carte, due codici addirittura prima, adesso c'è un testo unico della deontologia con dei richiami precisi. La legge sui diritti e doveri degli uffici, dei giornalisti in generale e di conseguenza poi anche degli uffici stampa
nasce da lontano, addirittura nel 1982, ce lo ricordiamo, i suicidi del periodo di Tangentopoli, i suicidi del general manager dell'ENI Cagliari, del deputato Sergio Moroni, la commissione Gargani. Da lì nasce una legge che noi stessi giornalisti ci siamo dati e abbiamo fortemente voluto, ma una legge che, pur garantendo la libertà di informazione, la libertà di stampa, poneva però anche dei principi dei capisaldi chiari dal punto di vista etico e deontologico. Quindi, primo punto, dobbiamo ritornare a essere credibili da questo punto di vista e dobbiamo esserlo noi per primi nello svolgere ogni giorno la nostra professione, nel modo in cui la svolgiamo, anche nelle piccole cose delle nostre piccole testate, delle nostre piccole realtà. Accanto a questo, il secondo aspetto è, nel fare questo però, dobbiamo essere anche consapevoli che oggi la professione è profondamente cambiata. Oggi, ancora di più vale per l'ufficio stampa, chi fa ufficio stampa non è più quello che scrive il comunicato e lo manda. Se oggi esiste uno che pensa di fare giornalista facendo il comunicato e mandandolo e l'editore dice che bello, c'è un bravo giornalista, è fuori dal mondo. Oggi chi fa questo, dobbiamo dircelo ed essere franchi tra di noi, è fuori dal mercato. Un editore non potrà mai assumere o comunque far lavorare uno che sa fare solo questo. Non esiste, non ha senso. Oggi come oggi un giornalista deve anche avere, soprattutto chi lavora negli uffici stampa, la capacità, non dico una bestemmia, qualcuno magari mi guarderà male, di svolgere anche e comunque competenze tecniche, non solo intellettuali, se vuole essere sul mercato in modo credibile e in modo forte. Se oggi abbiamo nuovi strumenti come social media, come Twitter, come Facebook, il problema di gestire anche un sito web, di caricare in modo anche semplice, non perfetto dal punto di vista professionale, ma comunque credibile, un video, il modo di gestire e impaginare graficamente la testata online del nostro sito, che sia quello del comune, quello dell'ufficio stampa, ma anche quello della nostra testata locale, ebbene, se noi oggi siamo giornalisti e soprattutto addetti stampa, in grado di reggere le nuove sfide del mercato, di competere con le nuove sfide del mercato, queste cose le dobbiamo sapere fare. Se non le sappiamo fare, saremo sempre giornalisti, ma non lamentiamoci poi se gli editori e se il mercato su queste cose ci penalizza. Quindi dobbiamo anche rimetterci in gioco da questo punto di vista, perché oggi la comunicazione viaggia su canali che non sono più quelli di una volta. Se oggi la comunicazione viaggia su canali che sono quelli multimediali, delle piattaforme multimediali, noi lì ci dobbiamo essere. Non possiamo dire non è competenza nostra, è competenza dei tecnici, noi vogliamo solo un'attività intellettuale perché l'attività giornalistica è intellettuale, perché siamo fuori dal mondo, perché non possiamo essere competitivi, non possiamo comunicare e informare, perché la comunicazione e l'informazione viaggiano lì. E quindi da questo punto di vista anche qua occorre comunque la capacità di aggiornarci, la capacità di tenerci costantemente competitivi. La legge 150. Entriamo adesso nel merito di questo, visto che parliamo di competenze anche. Io chiedo a quelli che prima hanno detto che lavorano negli uffici stampa o a tutti quanti voi, c'è qualcuno di voi che conosce un collega, un giornalista che è stato assunto in un ufficio stampa grazie alla legge 150? Se c'è e me lo porta qui, io gli offro la cena stasera. C'è qualcuno che conosce qualche collega assunto grazie alla legge 150 del 2000? Ma che allora ti devo la cena, grande, è il primo che trovo, è il primo che trovo, sono contento da questo punto di vista. Questo è un caso, devo dire, è la prima volta, lo dico sinceramente, che mi capita nei convegni di trovare una persona, meno male, almeno uno tramite la gestione di quando è che sia stato assunto. Però questo è un caso positivo, ok. Ma al di là di questo, parliamoci francamente, la legge 150 del 2000, così come è stata composta, che doveva aprire spazi nuovi anche dal punto di vista occupazionale, è stata comunque un fallimento. È stata una legge che non ha poi sortito gli effetti desiderati, gli effetti che avrebbe dovuto sortire, soprattutto appunto nell'ambito degli uffici stampa. Allora, partiamo da questa consapevolezza. Come nasce, anche qui piccolo excursus, il discorso della legge 150, in quale contesto? Noi ricordiamoci che il diritto dell'informazione pubblica nasce dagli statuti regionali, negli anni 70, la prima volta in cui viene sancito nei vari statuti regionali, la Basilicata, la Calabria per prima e anche la Lombardia. Io stesso lavoro in ufficio stampa della regione Lombardia, di consiglio regionale, grazie allo statuto regionale della Lombardia che prevede la presenza di queste figure. Su questa linea arriva poi la sentenza della Corte Costituzionale, la 348 del 90, la quale stabilisce espressamente, ve la leggo, l'informazione
è una condizione preliminare o, se vogliamo, un presupposto insopprimibile per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico. Qualsivoglia soggetto od organo rappresentativo investito di competenze in natura politica non può di conseguenza, pur nel rispetto dei limiti connessi alle proprie attribuzioni, risultare estraneo all'impiego dei mezzi di comunicazione. Quindi questa sentenza stabilisce di fatto che per la pubblica amministrazione è un obbligo, un dovere informare. È così che si arriva nel 2000 alla legge 150, la quale sostanzialmente, ce lo ricordiamo, individua tre figure. La figura del portavoce, la figura dell'ufficio stampa detto stampa e la figura dell'URP, dell'ufficio relazioni con il pubblico. Tre figure che hanno competenze, dovrebbero avere competenze ben distinte, ben qualificate. L'ufficio stampa è quello che fa informazione, ha detto stampa è quello che cura quindi l'informazione rispettando regole deontologiche, tutto quanto che siamo letti prima. Il portavoce è meno tenuto al rispetto di queste perché fa chiaramente la gran cassa, l'organo di fatto di risonanza del vertice politico, e poi l'ufficio relazioni con il pubblico che dovrebbe svolgere tutt'altro, che francamente qualcuno si chiede anche cosa ci fa l'URP nella legge 150 e cosa c'entra l'URP con la legge 150, visto che svolge semplicemente, dovrebbe svolgere semplicemente un lavoro di relazioni con il pubblico che arriva allo sportello e chiede scusi, dov'è che posso andare? L'ufficio guardi, vada là, oppure avrei bisogno di informazioni sul tale bando, sì, ce l'abbiamo qui, tenga, prego, lo legga. Quindi tre figure comunque distinte. Non è mai stato così. Nei nostri comuni, nelle nostre esperienze, nelle nostre storie lo vediamo, no? Spesso vengono attribuiti ai giornalisti funzioni anche di ufficio relazioni con il pubblico, ma se così fosse, vabbè, ci può anche stare, ancora più grave, ancora peggio, che a persone che non sono giornaliste e che lavorano in ufficio di relazioni con il pubblico vengono attribuite anche funzioni giornalistiche di informazione e di ufficio stampa, anche se queste non ne hanno nessunissimo requisito. Un caso recente, me lo ricordava Walter Tolaro un mese fa, a Lissone, comune qua vicino, lo scorso anno era stato fatto un bando per assumere una persona nell'ufficio di relazioni con il pubblico, una persona che doveva poi, non era richiesta nella qualifica di giornalista né nulla, ma che doveva svolgere anche funzioni giornalistiche. Quindi su questi punti la legge 150 ha creato confusione, ancora di più l'ha creata la direttiva Frattini, che di fatto nel tentativo di uniformare le tre figure ha di fatto poi creato questa situazione. Alla luce di questo ci siamo posti quindi alcune domande come ordine, come gruppo di lavoro dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, sull'effettiva opportunità di tenere la legge 150 così com'è. E il primo punto che ci poniamo è quello di capire se l'URP va tenuta in una legge che riguarda l'informazione, visto che l'URP non c'entra. E in secondo luogo, se oggi, ed è questa anche la domanda che mi piacerebbe avere poi risposte da voi, che lancio anche un po' come provocazione a chi soprattutto lavora negli uffici stampa, se oggi il portavoce e l'addetto stampa devono essere ancora figure così distinte. Dal punto di vista etico e deontologico in teoria sì, lo dovrebbero essere, ma dal punto di vista pratico ce lo insegna il caso che anche qua il Presidente conosce bene del portavoce del Presidente della Repubblica, Giovanni Grasso, portavoce di Mattarella. Questo mi dice, guarda, noi andiamo all'estero ovunque, io sono il direttore della struttura stampa del Quirinale, ma di fatto sono anche il portavoce del Presidente della Repubblica. E ovunque andiamo all'estero, la figura del direttore della struttura stampa viene equiparata a quella del portavoce, viene chiamata chairman. Se io vado e dico che sono il direttore della struttura stampa, mi dicono scusi, ma che cos'è lei, che cosa fa? Ormai, ovunque, la figura del portavoce viene spesso equiparata a quella del direttore della struttura stampa, perché anche nei nostri comuni, anche nelle nostre piccole realtà, laddove per fortuna c'è chi decide di avvalersi, dei giornalisti, di avvalersi di questa opportunità di comunicare, di informare, quasi sempre va a prendere una figura che svolge questo compito. L'addetto stampa oggi è sempre di più portavoce e al tempo stesso è anche direttore o comunque da solo compone la struttura stampa. Strutture stampa composite ce ne sono sempre di meno, soprattutto nei livelli diciamo comunali, nei livelli degli enti locali più bassi, anche per ragioni di costi, per ovvie ragioni. Allora a questo punto ci poniamo questa riflessione, cioè anche il portavoce, che la legge 150 dice che non deve essere un giornalista necessariamente, noi diciamo che deve essere invece giornalista. E diciamo che nel fare, non diciamo, proponiamo, buttiamo lì come occasione di ragionamento, nel fare la sua attività di portavoce, se è giornalista, a doppia ragione è credibile, perché sì, è gran cassa del vertice politico dell'amministrazione per la quale lui è chiamato a lavorare, ma è al tempo stesso tenuto al rispetto
di quelle che sono le regole etiche e deontologiche, per cui comunque le informazioni che lui dà a tutela del vertice politico non possono comunque trasgredire quello che è la verità, in ogni caso, dei contenuti sostanziali dell'informazione che lui va a dare fuori. Sono teorie, sono belle parole, perché questo poi è il problema che ci si scontra sul piano pratico, perché sappiamo tutti poi come vanno le cose. Però è importante, secondo me, che su queste cose comunque cominciamo a ragionarci. Comunque dei ragionamenti, dei confronti, delle riflessioni, delle prese di posizione le facciamo. Vado avanti, cerco di andare avanti velocemente. I profili professionali, ci siamo detti, nella legge 150 devono essere ricompresi, quelli che ci siamo detti prima. Oggi il giornalista che lavora in ufficio stampa deve saper fare non solo comunicato, gestire il sito, gestire gli strumenti social media, gestire anche quello che è un sito e anche l'impostazione grafica e video del sito. Queste quindi sono importanti. Accanto alla modifica della legge 150, proprio su quello che stiamo dicendo, noi stiamo chiudendo, lo chiuderemo in settimana, anche un nuovo bando per i comuni. Mi rivolgo qua anche al sindaco, per fortuna Brugherio mi pare esista una situazione positiva da questo punto di vista, anche rispettosa di quello che sono le regole. Però non dappertutto è così. Ne ho citato prima il comune di Gisone, ma sono tantissimi comuni che fanno bandi per addetto stampa, dove dicono il giornalista assunto deve essere professionista, solo professionista, oppure no, meglio pubblicista, massimo 35 anni, ci manca quello che dica che deve essere bionda e magari anche le misure dell'altezza del peso. Cioè abbiamo una serie di bandi, fatti magari anche a fin di bene, ma con scritte, passatemi il termine, di quelle castronate che non stanno né in cielo né in terra. Allora, da qui la necessità con l'ANCI nazionale di uniformare un bando unico dal punto di vista normativo, chiaramente non economico perché non possiamo entrare direttamente per legge su questa questione, però almeno dal punto di vista normativo che stabilisca e rispetti alcuni requisiti di legge fondamentali che prendono senz'altro la legge 150 e che comunque sia uniforme per tutti, al quale tutti i comuni possano, non diciamo debbano, perché anche l'ANCI non può avere la capacità di imporre a tutti i comuni quello per legge, ma dà delle indicazioni, una linea di indirizzo di un bando uniforme al quale tutti i comuni possano tenersi, che consente a noi giornalisti che eventualmente interessati a partecipare al bando di poter dire al comune stesso: guarda che c'è una direttiva del tuo ente di riferimento che lanci che dice questo, quindi forse può essere opportuno che il bando lo uniformi in quel modo. Questo andiamo a chiudere una settimana, manca solo da definire poi chi fosse interessato, abbiamo qui delle copie del bando, le puoi ritirare, del bando modello, non ve le sto di elencare adesso i dati perché rischiamo di essere anche noiosi e pesanti. Mancava solo da definire la questione, vado a chiudere. Li caricheremo sul sito dell'ordine, così sono tutti. Li carichiamo sul sito dell'ordine il bando. Sì, quello che è, poi appena lo chiuderemo, quello senz'altro. Restava solo da definire la posizione di direttore, il requisito della laurea, fondamentalmente come accesso, che nella riforma che l'ordine ha approvato e ha presentato alla Camera propria aveva già individuato e inserito, e che resta comunque, non è ancora legge questo, quindi per legge in teoria il giornalista non deve essere per forza laureato allo stato attuale per poter svolgere l'attività di giornalista, ma il direttore di un ufficio stampa anche in un comune, comunque se ha qualifica dirigenziale, la legge della pubblica amministrazione prevede che per i dirigenti ci sia la necessità del requisito di laurea, anche se questo è giornalista. Quindi stiamo definendo quest'ultimo aspetto sul requisito di laurea, dove ci vuole e dove non ci vuole per legge, per evitare un conflitto con la pubblica amministrazione, poi anche questo bando sarà pronto. Chiudo il capitolo sugli uffici stampa, dicendo anche qualcuno parla anche di uffici stampa privati. Giustamente uno dice non esiste solo la pubblica amministrazione, esistono anche quelli privati. E qua io dico, se qualcuno ha delle idee, delle proposte concrete, attuabili, praticabili, ben vengano. Un problema dell'ufficio stampa privato è difficile da affrontare, è un mondo molto complicato, molto complesso, dove spesso la linea di demarcazione tra quello che è informazione e marketing è talmente labile che non si capisce bene dov'è, è pericolosissima. Noi una cosa, per quel poco che può valere, ci siamo limitati a fare e stiamo cercando di portare avanti. Abbiamo approvato in Consiglio Nazionale dell'Ordine un ordine del giorno, chiaramente non può intervenire con legge perché non esiste una legge su questo comparto, che invita le associazioni di categoria, le realtà del mondo privato a far sì che nelle proprie strutture di comunicazione, attenzione non di informazione, di comunicazione, ci sia almeno una figura iscritta all'albo dei giornalisti, a garanzia stessa della comunicazione e dell'informazione che queste danno.
non può essere un obbligo, è un invito, è comunque un ordine del giorno che alcuni enti di categoria hanno sottoscritto. Parlo di Confindustria, di Unioncamere, di Unione Artigiani, tra l'altro il promotore è stato proprio Unione Artigiani di Monza Brianza in questo comparto con il suo presidente Alcornero, e da ultimo anche con cooperative. Queste quattro realtà che hanno detto condividiamo e anche a tutti i nostri associati diamo questa linea direttiva. Anche qua non è un obbligo di legge, è comunque un indirizzo che parte dalle rispettive case madri delle associazioni di categoria che abbiamo citato e va anche come indirizzo ai soci e alle realtà che di queste fanno parte. Chiudo con l'ultimo punto, ci siamo detti, il recupero di credibilità, la necessità di avere competenze aggiornate, nuove, per poter essere credibili e competitivi sul mercato. Giustamente adesso arriviamo al tasto dolente, la retribuzione. Cioè, oggi qua ci scontriamo, al di là dei pochi fortunati contrattualizzati, come può essere sottoscritto, e credo purtroppo pochi altri, quasi tutti quelli che vedo in questa sala che conosco sono collaboratori, pochissimi corrispondenti, contrattualizzati ben pochi. È un problema oggi sul quale, se noi diciamo siamo credibili perché rispettiamo l'etica e la deontologia, siamo competitivi perché siamo professionalmente aggiornati, abbiamo il diritto dovere di essere comunque anche giustamente retribuiti. Qui c'è un problema comunque anche interno a quello che è la categoria giornalistica, che si somma a quello che è il problema del mercato e il problema del confronto anche con gli editori e con le logiche economiche. E qui non me ne voglio Jacopino, poi se mai mi corregge dopo, però una piccola polemica mi sento in dovere di farla e anche qua di confrontarmi con voi. Noi oggi abbiamo in corso un processo di standardizzazione, di tentativo di standardizzazione dell'informazione gravissimo. Non so se ce ne stiamo realmente rendendo conto, ma alcuni segnali di un forte patto tra editori, governo e la maggioranza di questo, di fatto è questo sindacato nazionale che dovrebbe rappresentare la categoria giornalistica, ma di fatto tutela e fa il patto con editori e governo, sta di fatto rischiando seriamente di mettere a repentaglio quella che è oggi non tanto solo la professione giornalistica, ma anche la libertà e la diversificazione dell'informazione giornalistica. Il gruppo, la fusione del gruppo Itedi Espresso, l'abbiamo tutti, la conosciamo tutti, tanto per fare alcuni esempi, la direttiva Lotti, ecco, sulla fusione Itedi Espresso nessuno si è espresso, perdonate il gioco di parole, prendendo posizione in modo forte. La direttiva Lotti sulle agenzie di stampa, un altro degli ultimi esempi che è stato temporaneamente sospeso dal TAR, anche qua. Voi sapete, direttiva Lotti, Lotti sottosegretario al governo sulla comunicazione, che dice che le agenzie di stampa, quindi le varie ANSA, Avellino, Italpressa, ADN Cronos, eccetera, 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 possono essere convenzionate, queste vivono fondamentalmente di contributi pubblici, perché svolgono un servizio di fatto alla categoria. E direttiva Lotti dice, possono percepire soldi pubblici ed essere convenzionate solo quelle agenzie che hanno, udite udite, almeno 60 dipendenti, 60 che fanno almeno 500 pezzi al giorno, che hanno tre sedi nazionali, praticamente una sola, l'ANSA, che a fatica riesce a fare questo. Quindi uccidiamo tutte le altre agenzie di stampa, perché non possono avere contributi, gli diamo tutti solo a quella, uniformiamo, standardizziamo. Quindi questa è una logica che sta chiaramente perseguendo il governo, in modo manifesto, in modo aperto, legittima peraltro, non condivisibile, ma comunque legittima. Ovviamente, direte voi, ma sindacato degli editori, che conviene? Io qui voglio essere brutale e fare anche, vedo che non è un problema solo generazionale, di scontro generazionale, però noi oggi abbiamo i contrattualizzati, quelli come me che hanno quasi tutti più di 50 anni, sono pochissimi quelli che hanno oggi un contratto FNSI FIEG sotto i 50 anni, che hanno questa fortuna, tutta gente che in buona parte con gli scivoli e con i prepensionamenti ha già avuto modo di andare in pensione, agli altri mancano una decina d'anni per andare in pensione massimo, quindi è un costo fisso per gli editori calcolabile massimo in 10 anni. Dall'altra parte hai dei sindacalisti, hai la maggioranza della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, che è composta a sua volta da figure che nella stragrande maggioranza dei casi hanno 5-10 anni massimo di tempo per andare in pensione, probabilmente preferirebbero andare in pensione comunque senza ritornare nelle redazioni a lavorare, perché hanno perso anche la capacità competitiva magari di lavorare nelle redazioni. E quindi
agli uni mancano massimo 10 anni, agli altri mancano massimo 10 anni. Gli uni, gli altri tutelano gli uni dicendo ai genitori: voi volete risparmiare? Benissimo, cercate di lasciare stare il più possibile quelli, dovendo tagliare i costi, che oggi hanno un contratto fisso nelle vostre redazioni, perché sono quelli che poi votano noi sindacalisti, sono quelli che noi vogliamo tutelare in primis, nel nome della purezza della professione. Lasciateli stare questi. Se dovete tagliare, tagliate sui collaboratori. Tagliate lì, recuperate lì i costi. Al governo va bene, perché se oggi sono sempre di più, sempre solo di più i giornalisti contrattualizzati, che di fatto sono quelli che lavorano al desk, perché quelli che oggi riempiono di contenuti i giornali sono i collaboratori, i corrispondenti, quelli che sono tutti i giorni in giro. Il contrattualizzato è quello che fa cucina nella redazione e quindi fondamentalmente fa cucina dell'informazione che ha, che si è sempre di meno e sempre più standardizzata. Quindi tutelate questi, tanto fra 10 anni sono tutti in pensione, questi votano noi sindacalisti che fra 10 anni ce ne andiamo, e di fatto vi offriamo lo strumento legale per risparmiare sui collaboratori e sui corrispondenti. In che modo ve lo offriamo? Primo punto, ci hanno provato con la legge sull'equo compenso. Voi ditemi se un collaboratore o un corrispondente può vivere con 490 euro lordi massimo al mese. Non esiste. Sindacato, governo, editori hanno sottoscritto per legge l'equo compenso. Qualunque pubblicista collaboratore dovrà cambiare mestiere. Tagli, tagliando i collaboratori pubblicisti, così i costi, salvaguardando gli editori, standardizzando l'informazione e tutelando la triplice alleanza che ci siamo detti prima. L'ordine su questo, fortunatamente dopo chiedo scusa, lascio, no, volevi? Dopo magari direi nel dibattito poi. Dopo chiudiamo, magari nel dibattito su questo poi ci rientriamo. Io volevo chiudere, quindi ci hanno provato con la legge, tanto vado a chiudere, sulla legge sull'equo compenso, che è stata poi, grazie all'intervento dell'ordine, respinta sia dal TAR sia poi anche recentemente, 3 settimane fa, dal Consiglio di Stato. E quindi si è riusciti a impedire che si suggerisse la fine dei collaboratori e dei corrispondenti. È la fine di fatto della professione, perché fra 10 anni poi è finita la professione. Creiamo la riserva PAS, dove mettiamo dentro tutti i pochi contrattualizzati che restano, che sono ormai, perdonate l'espressione, i vecchietti, un po' colorita ma per capirci, che tanto poi se ne vanno, e poi tutti gli altri che sono in giro li sterminiamo. Morti quelli che sono nella riserva PAS, finito tutto. Il secondo tentativo pericolosissimo che c'è adesso, scusate la brutalità, ma voglio dire, cioè, le cose vanno anche dette come sono. Il secondo tentativo in piedi adesso è quello di dire, da parte degli illuminati signori della federazione, del governo, anche da parte degli editori, non è giusto distinguere tra pubblicisti e professionisti, perché tutti hanno pari dignità, quindi anche i poveri pubblicisti che si sentono magari di serie A2 devono essere elevati al rango di professionisti. E quindi noi, senza fare magari l'esame, senza, ti facciamo fare i professionisti. Esiste solo un elenco nell'albo, quello dei professionisti, quelli che esercitano la professione, guarda caso, in via esclusiva. Voi mi spiegate, un collaboratore oggi, o anche un corrispondente, non solo un collaboratore, un corrispondente, quindi quello che in teoria dovrebbe guadagnare qualcosa di più, come fa a svolgere la professione in modo esclusivo e non prevalente, esclusivo, con 700 euro al mese, 800 euro al mese? Cioè, io dico, io svolgo la professione in modo prevalente, prendo 700-800 euro al mese, poi ho bisogno magari di fare qualche ora a scuola, piuttosto che qualche ora a qualche altra parte, avere un secondo contratto, un secondo lavoretto, perché se no non campo io, non campa la famiglia, non campano i miei figli. Ecco, questi ti dicono, ma no, guarda, noi ti leviamo. Ti diciamo che, poverino, sei pubblicista, no, devi essere anche tu professionista, devi anche tu una dignità alta, però devi svolgere la professione per poterlo essere in modo esclusivo, non sei in grado di farlo, peggio per te, sei morto. Quindi questo è il secondo tentativo vero che oggi c'è in atto per chiudere il quadro. E su questo occorre che tutti noi facciamo comunque una battaglia d'ordine, la sta facendo, anche per stoppare questo secondo tentativo, e sono convinto che ci riuscirà.
Però occorre che anche la categoria nostra, se vuole essere ancora categoria, su questo faccia quadrato. Ognuno di noi deve, ma non è in gioco soltanto il futuro della nostra professione, che magari guadagniamo talmente pochi soldi che tante volte ci viene in mente da dire ma chi ce lo fa fare, no? Però se lo facciamo è perché l'amiamo, è perché ci piace, magari, anche se guadagniamo poco. Non c'è in gioco solo questo, c'è in gioco anche un problema di, lasciatemelo dire, non è una parola grossa, di libertà di informazione oggi nel paese, di dovere di diversificare l'informazione oggi, perché se vengono meno i collaboratori, i pubblicisti, se si standardizza l'informazione, la libertà di stampa è finita, e allora non c'è né legge 150, né profili professionali, tutto questo rischia di essere carta straccia. Sono cose importanti, ma solo se a monte c'è questa consapevolezza e c'è la capacità su questo da parte di tutti di fare comunque squadra, di fare comunque quadrato. Grazie. Sì, grazie Aurelio Biassoni per l'intervento. Adesso, se tutti sono d'accordo, perché le decisioni sono sempre collegiali, mi ha abituato lui, non c'è un uomo solo al comando, sto scherzando, prendiamoci un po' di pausa, penso tra, stabiliamo quanto, 20 minuti, 10 minuti, 10 minuti, lo facevo per voi, 10 minuti.
eccoci. Allora, se riprendiamo posto, cortesemente possiamo ricominciare, visto che i 10 minuti sono diventati 13. E grazie. Piano piano. Allora possiamo allora ricominciare. Grazie. Ecco, riprende il seminario formativo, la seconda parte, viene aperta dal collega che fa parte del gruppo Uffici Stampa Brianza, ha detto stampa del Comune di Seregno, quindi parla, non che gli altri non l'abbiano fatto, parla a ragion veduta, perché parlerà ente locale dal giornale cartaceo al giornale online, anche la comunicazione istituzionale, come ci insegna il primo cittadino di Brugherio, che è social, molto social, da quello che ha detto anche Maria Ancilla Fumagalli, passa anche dai social network. Allora, Walter Todaro. Sì, buongiorno a tutti, scusate, io mi sposto lì per ragioni tecniche. Buongiorno, allora come diceva Paolo vi parlerò di un'esperienza diversa da quella del comune di Brugherio. Mi sento un po' come chi si imbuca alle feste, no? Nel senso che noi abbiamo fatto una scelta diversa, opposta direi, da Brugherio 6 anni fa, infatti abbiamo chiuso il giornale cartaceo e siamo andati sul web, e lo abbiamo fatto sostanzialmente per due ragioni. La prima di carattere economico, perché non era più per noi sostenibile, economicamente sostenibile, e la seconda perché lo scenario della comunicazione pubblica, lo hanno accennato anche i relatori precedenti, sta cambiando in maniera direi anche molto, molto veloce. E partirei proprio da qua, dallo scenario, perché altrimenti sembriamo un po' dei pazzi nel momento in cui facciamo la scelta anche politicamente difficile per un'amministrazione di lasciare il cartaceo e andare sul web. Cercherò di darvi quindi, di essere più breve possibile, darvi alcuni spunti di riflessione. Partiamo da questa, l'avete forse vista, questa è la pagina dell'Independent del 26 marzo, è una pagina bianca con la scritta in rosso Stop Press, ed è l'ultima di carta. Infatti dal 27 di marzo l'Independent è diventato un giornale interamente online, ed è un caso interessante perché l'Independent è un giornale storico, è nato 30 anni fa ed è un giornale che occupa nel panorama della stampa inglese un ruolo importante, giornale che era arrivato a vendere nella sua massima crescita 420.000 copie, oggi ne vendeva circa 40.000. Da qui la decisione di passare integralmente sull'online. Peraltro il caso dell'Independent non è isolato. 4 anni fa Newsweek, che è un settimanale americano in edicola dal 1933, ha fatto la stessa scelta, ha chiuso il cartaceo e il 31 dicembre 2012 è uscito con l'ultimo numero in edicola, l'ultimo numero di carta. Perché succede questo? Diciamo che innanzitutto un modello ovviamente non esiste, ci sono giornali che continuano tranquillamente a uscire su carta, il gruppo Network, prima è intervenuto Nicastro, fa un ottimo lavoro sul territorio, quotidianamente mi confronto con i colleghi già in segno e funziona bene, Brugherio esce da 45 anni, per cui
non esiste un modello. Certo è che questa strada è una strada alternativa, che vale anche per i giornali comunali. Ce lo dicono, dicevamo, i numeri. Qua forse non si vede benissimo la tabella, sostanzialmente questo è il confronto delle vendite dei giornali americani, marzo 2013, settembre 2015. Sono solo due giornali sul territorio degli Stati Uniti che vendono più di 500.000 copie al giorno, che sono il New York Times e il Wall Street Journal. Sette vendono più di 250.000 copie e una ventina più di 100.000. Tutti gli altri sono sotto. E in Italia le cose, lo sappiamo, non vanno meglio. A febbraio, dati ADS, gli unici quotidiani con un segno più sono Corriere, Avvenire e Tutto Sport. Corriere, Avvenire hanno un più 0, per cui abbastanza non particolarmente significativo. Tutto Sport ha un più 2,24, tutti gli altri sono in negativo. Perché tutto ciò, o almeno in parte? Perché Gutenberg è morto, o comunque non sta molto bene. Nel 2015 la total digital audience, cioè la gente che sta su internet, sono 28 milioni e rotti, utenti unici nel mese, 21,7 al giorno. E soprattutto il dato interessante e importante è quel più 7, cioè la gente si sta spostando dal PC al mobile. Sono 18,5 milioni di persone che navigano attraverso smartphone o tablet, 11,6 quelli su computer, quindi il mobile ha superato decisamente il fisso. I dati sono AudiWeb di febbraio 2016, quindi sono molto recenti. Quindi questa è la grande tendenza in atto in questo momento, la navigazione su mobile, che cambia, dopo vedremo come il nostro lavoro. Questo è il dato su dicembre 2014, dicembre 2015, della sola navigazione online, che cresce del 2%. La diffusione dell'online in Italia nel 2015 raggiunge l'86,3%, quindi complessivamente abbiamo 41,5 milioni di italiani dagli 11 ai 74 anni che dicono di navigare da qualsiasi luogo e con qualsiasi strumento. Scende però chi naviga da casa, 2,5 in meno negli ultimi due anni, mentre cresce tantissimo chi naviga da mobile, da smartphone, più 45% in due anni, e addirittura da tablet più 83% in due anni. È un dato enorme questa crescita. A dicembre 2015 gli utenti unici da mobile erano 18,5 come abbiamo visto prima, 11,6 da PC, per un totale di 22 milioni di persone. Infine, per quanto riguarda i contenuti, la tabella è molto, molto piena, comunque sostanzialmente per i dati di consumo il 92% della gente che va su internet ci va su un motore di ricerca, la prima voce che trovate in alto, il search, poi abbiamo i portali generalisti con il 90,5%, i social con l'87%, interessante, e dopo vedremo perché, è il dato dei video. Abbiamo 24 milioni di utenti e delle testate giornalistiche online, quindi non blog, social, eccetera, testate giornalistiche, e parliamo di 20,3 milioni di utenti. Scusatemi, non ho dato un po' di numeri, ma mi servivano un po' per inquadrare quella che è stata la nostra scelta, perché se noi passiamo dai numeri ai contenuti, sappiamo benissimo che a pochi istanti da un evento noi su internet troviamo migliaia, centinaia di post, di video, di tweet. La notizia c'è già, pensiamo a Bruxelles,
dopo pochissimi istanti dalla bomba, la notizia c'era, e non l'aveva pubblicata un giornalista, l'aveva pubblicata uno che era lì, un viaggiatore che ha scattato la foto e l'ha pubblicata sul web. Questo ci spinge poi, visto che abbiamo anche il Presidente dell'Ordine, a fare una riflessione su quello che dovranno essere da qui ai prossimi anni, anzi dovrebbero già essere, abbiamo visto i dati, i quotidiani, se consideriamo Bruxelles, il giorno dopo i quotidiani che siamo andati a comprare in edicola erano tutti vecchi, c'era scritto poco che già non sapessimo. Oggi è un'esperienza per noi quotidiana, leggiamo un post su un tema che ci interessa, decidiamo di aprire quel link che riporta poi alla fonte della notizia e di condividerlo. Lo facciamo quotidianamente questa cosa ci rende convinti che ormai non siamo più davanti a un semplice passaggio tecnologico o un medium che si va ad aggiungere ad altri già esistenti. Non è una bolla, è un cambio di scenario totale al quale ovviamente dobbiamo confrontarci. Un altro esempio interessante è quello della stampa che poco tempo fa, qualche mese fa, è stato il primo quotidiano a pubblicare attraverso gli instant article di Facebook, che probabilmente conoscete, è un sistema innovativo perché permette di leggere gli articoli direttamente sullo smartphone, perché questo è un problema, nel senso che il tempo medio per caricare delle pagine su uno smartphone, sempre che abbiamo un wifi, una connessione che regge, è di circa 8 secondi, che è un'attesa che spesso scoraggia i lettori. Facebook come l'ha risolta? Dice agli editori: datemi i vostri articoli, le precarichiamo sulle nostre pagine, creiamo traffico su Facebook, però con una differenza fondamentale: la pubblicità viene l'editore continua a gestire la pubblicità che viaggia sulle proprie pagine, quindi Facebook dà ulteriore visibilità all'editore. Perché? Perché la distribuzione ormai dei contenuti è cambiata completamente, ormai i contenuti viaggiano sulle piattaforme digitali. Sempre Facebook pochi giorni fa ha avviato un nuovo servizio, che è quello dello streaming in diretta. Già ci sono editori, ma anche singoli giornalisti che trasmettono in streaming su Facebook. Questo perché? Perché, come dicevamo prima, la tendenza oggi principale su internet è il video. Il signor Facebook l'ha capito, sa benissimo come fare i soldi, lo ha dimostrato in questi anni, e sta investendo molto sui video, sulla possibilità di trasmettere in diretta video sulla sua, ovviamente, piattaforma. Tutto questo si traduce in una nuova sfida per i giornalisti e per gli uffici stampa, perché è difficile per tutti noi confrontarci con queste nuove realtà, soprattutto per chi come me non è un nativo digitale e quindi, insomma, deve mettersi in confronto con strumenti che non usava abitualmente, però offre anche nuove opportunità di racconto che la carta stampata non offriva. Le regole probabilmente sono sempre le stesse. Il giornalismo continuerà a svolgere la propria funzione, non può diventare un algoritmo come qualcuno ha paventato, non ci sarà probabilmente un robot, un Google che farà le notizie. Le 5V valgono, però ce ne sono 4 che valgono sempre meno. Ce n'è una che diventa fondamentale, che è il why. Il ruolo del giornalismo forse oggi e in futuro dovrà essere quello di spiegare. Bruxelles ce lo insegna, dicevamo prima, la notizia ce l'abbiamo subito, io vado a comprare il giornale la mattina dopo e vorrei trovarmi il giornalista che mi spiega perché è successa quella cosa, chi è il terrorista che ha fatto quell'attentato e perché. Il why, e se ne aggiunge un'altra, permettetemi W, che è il while,
il mentre, perché oggi su internet l'informazione è sempre più qui e ora, non c'è più periodicità in questo mondo. Gli esempi li abbiamo visti, sono tantissimi, Bruxelles, Parigi, pensiamo alla strage di Sousse in Tunisia, quando la prima foto del morto di una delle persone ammazzate al terrorista venne pubblicata da un turista russo che era lì, che la pubblicò su Instagram, e nel giro di pochissimi minuti quella foto divenne la notizia, finì in prima pagina su tutti i siti delle testate giornalistiche. Comunicare e condividere, diceva Italo Calvino, lo diceva ben prima dei social. Bene, oggi ci siamo, oggi la comunicazione è diventata condivisione, lo dimostra l'esempio della stampa che facciamo prima, e oggi il discorso delle competenze di cui parlava Aurelio prima è sempre più importante. Oggi, e parlo da ufficio stampa ovviamente, dobbiamo sapere e dobbiamo essere consapevoli di come quella notizia verrà letta su uno schermo di uno smartphone o di un tablet, che è cosa diversa da uno schermo di un PC. Il problema del design delle notizie non è più un problema tecnico, è un problema giornalistico, che non significa che i giornalisti debbano diventare improvvisamente degli informatici, ma i giornalisti devono sapere come quella notizia funziona su uno strumento piuttosto che su un altro. Finché non cominciamo a considerare il digitale non solo come uno strumento tecnico, ma come un nuovo modo di fare giornalismo, come diceva Aurelio, rischiamo di restare tagliati fuori dal mercato. Veniamo brevemente a Seregno. Noi, come molti altri comuni, come appunto Borgherio, fino a pochi anni fa avevamo un giornale, un periodico cartaceo. Nel 2010 abbiamo deciso di abbandonare la carta e di traslocare armi e bagagli sul web senza nessun passaggio intermedio, e quando abbiamo deciso di fare questo, di una cosa eravamo convinti. Il Seregno Informa, che è il nome della testata, non sarebbe più stato un giornale cartaceo, nemmeno la sua versione digitale, cioè la digital replica della carta. Questo perché? Perché non funziona su web. L'idea era fare un giornale solo online, quindi un e-paper, il primo giornale comunale interamente digitale della Brianza. Devo fare però un brevissimo passo indietro, perché la decisione di concludere l'esperienza cartacea è la naturale evoluzione di un progetto editoriale che parte da più lontano, dal 2008 precisamente, quando l'amministrazione aveva deciso di fare una piccola rivoluzione, almeno per quanto riguarda il nostro territorio, e cioè quella di fare un giornale del comune dedicato non solo all'amministrazione, ma più in generale al territorio, quindi un giornale fatto con criteri giornalistici che non contenesse soltanto l'elenco della spesa, delle cose fatte, di quanto il sindaco è bello e bravo, ma di tutto ciò che accade, che accadeva nel territorio. Una scelta, dicevo, non facile per un politico, per un sindaco che, come sappiamo, tiene molto alla sua foto, al che la sua foto entri nelle case di tutti i cittadini, però l'idea era quella di valorizzare, oltre all'amministrazione, il territorio, quindi la città, le associazioni, tutto ciò che accade sul territorio. Oltretutto, dicevo, un risparmio economico, perché il giornale cartaceo a Seregno costava circa 60-70 mila euro, che per noi è una cifra importante, soprattutto, sindaco lo sa, in tempi di spending review, dove si taglia, in genere si comincia a tagliare dalla comunicazione. Un'ulteriore innovazione è stata quella di integrare l'immagine scritta con i video. È nato così il TG Web, un TG di una quindicina di minuti che mettiamo online ogni lunedì mattina,
sulle attività istituzionali ovviamente della Giunta, ma non solo, anche sulle attività, diciamo così, di cronaca, ciò che accade in città. Sullo stesso portale, accanto a questi due strumenti di informazione, cioè il periodico e il TG, trova spazio Segno Notizie, che è questa sezione, che è l'agenzia stampa del Comune, che è un po' la macchina da guerra dell'amministrazione, cioè quella parte più politica, la parte che deve, come dire, creare consenso attorno all'azione dell'amministrazione. Dai social network arriva circa il 10% del nostro traffico, che è un dato in crescita, dai link esterni solo il 3% e solo il 20%, che è un dato abbastanza basso, dai motori di ricerca, che dimostra come il giornale stia rafforzando il legame con col territorio. Insieme al giornale abbiamo aperto, parlavamo prima dei social, abbiamo aperto una pagina Facebook che consente ai lettori di leggere le anteprime degli articoli, di commentarli all'interno della community e di condividere ovviamente i contenuti. L'idea che ci ha spinto ad andare su Facebook ovviamente è semplice, cioè essere dov'è il lettore, perché oggi la maggior parte, il grosso del traffico dei lettori, questo vale anche per le grandi testate, non arriva più dalla home page delle testate ma direttamente dai social. Lo stesso vale per Twitter, dove abbiamo anche qua un canale, e per YouTube, dove pubblichiamo i video del TG. Non c'è più, dicevamo, un limite, questa cosa è importante perché non c'è più il limite alla distribuzione, quindi ciò che accade a Seregno e in Brianza in questo caso può essere letto ovunque. Un altro vantaggio riguarda l'informazione, che archiviata online è sempre a disposizione, e soprattutto un'enorme opportunità di raccontare quello che fa l'amministrazione con nuovi strumenti, non più solo col comunicato stampa, come si diceva prima, ma anche con video, foto, data journalism, cioè tutti quegli strumenti social, tutti quegli strumenti che oggi sono il mobile journalism, esperienze di lettura che la carta non può offrire. È un progetto questo che è nato nel 2010, è un progetto che oggi è vecchio, è un progetto che sul quale stiamo lavorando per cambiarlo, perché oggi con la diffusione del mobile i lettori non si accontentano più della notizia ma la vogliono avere subito, velocemente, con linguaggi immediati e diversi dal solo testo, e la vogliono avere e la vogliono poter condividere, vogliono poter avere una relazione con questa notizia attraverso i social. Per questo la decisione nei prossimi mesi sarà quella di abbandonare definitivamente il periodico, perché la periodicità non ha sostanzialmente più senso nel mondo del web. Potenzieremo la parte dell'agenzia stampa e soprattutto potenzieremo i video. Questo perché? Perché il contenuto video è diventata una componente naturale nella comunicazione degli uffici stampa, perché permette di aggiungere una prospettiva di informazione altra rispetto al comunicato stampa, con un linguaggio anche più efficace. Raccontare un evento attraverso le immagini rafforza la componente informativa dell'attività dell'ufficio stampa. Tuttavia, lo dicono le statistiche, il tempo medio di visualizzazione di un video sul web è di 1 minuto e 30 secondi. Quindi il fattore tempo diventa determinante, bisogna essere presenti sul web e sui social in tempo reale. La decisione pertanto è quella di eliminare il TG Web come appuntamento fisso e periodico, ma di rendere i contenuti video un ingrediente costante e immediato della produzione editoriale di un ufficio stampa. Mi aggancio brevemente a quello che diceva prima Nicastro. Oggi Nicastro parlava di essere più giornalisti e più portavoce, faceva questo invito, scusate, più giornalisti e meno portavoci, faceva questo invito agli uffici stampa. È vero, nel senso che gli uffici stampa devono essere più giornalisti nel momento in cui hanno
a disposizione degli strumenti come questi che gli consentono di produrre direttamente i contenuti saltando la mediazione della stampa. C'è sicuramente una grande confusione perché i politici spesso utilizzano i loro canali social e purtroppo l'addetto stampa si trova un po' in mezzo, nel senso che da un lato gestisce dei canali ufficiali, noi per esempio Segno gestiamo la pagina Facebook istituzionale del sindaco, il sindaco però ha la sua pagina Facebook che ha preferito non chiudere, come secondo me avrebbe dovuto fare, l'ha tenuta aperta, è però la sua pagina personale sulla quale però fa comunicazione e sulla quale è riconosciuto come sindaco dai cittadini. Questa cosa a volte, è vero quello che diceva Sergio, crea dei cortocircuiti mediatici perché su quella pagina arrivano delle cose che non arrivano sulla pagina istituzionale e viceversa. Questo perché, come dicevamo prima, i social stanno cambiando il nostro modo di lavorare e noi stessi facciamo probabilmente un po' di fatica e abbiamo bisogno ancora, sia noi che i politici, di un po' di tempo per adeguarci, anche se purtroppo, lo sappiamo, il tempo non c'è perché internet viaggia. L'obiettivo quindi, dicevamo, in questo, e vado a concludere se riesco a uscire, scusate, ah, qua, sì. L'obiettivo del progetto è questo, è un esempio ovviamente molto alto, mi scuso con la New York Times, però è interessante perché questa è la pagina Facebook di presentazione del New York Times, il quale nella descrizione, come vedete o se non vedete ve lo dico, non si definisce un giornale, si definisce un hub. Un hub per conversare su news e idee. Il New York Times è ovviamente un giornale, uno dei più importanti giornali al mondo, però su Facebook fa una scelta diversa, cioè non si presenta come noi siamo il New York Times, la testata che vi dice tutte le notizie in anteprima. La sì, certo, è chiaro, quella la fondazione è la prima cosa, giustamente. Però dopo la fondazione, come fa notare Paolo, ci dice che vogliono essere uno snodo di idee, non sono lì per fare informazione, o meglio, sono lì per fare informazione, ma non ce lo dicono. Perché? Perché hanno capito quello che è il valore del social, cioè dicono condividiamo delle idee, condividiamo delle informazioni, cercate di diventare dei nostri interlocutori. Nel nostro piccolo è quello che stiamo ovviamente facendo, a Seregno. Chiudo tornando all'inizio del mio intervento, quando vi ho portato l'esempio dell'Independent, e credo che forse abbia alla fine, in maniera abbastanza diretta, però abbia ragione Eugenij Lebedev, che è l'editore, l'attuale editore dell'Independent, che spiegando le ragioni della chiusura del cartaceo ha detto semplicemente: il giornalismo è cambiato e anche i giornali devono cambiare. Grazie. Sì, grazie a Walter Todaro che ha offerto degli spunti che poi andranno sviluppati sicuramente, o verranno, penso, sviluppati anche dal nostro Presidente, perché è vero che ormai l'informazione sul web, o quantomeno così crediamo, però è anche vero che oltre a crederlo i lettori che la consultano, oltre a crederlo chi la fa, che sono gli editori e noi giornalisti, dovrebbero anche crederlo gli investitori, perché è vero che tutti consultano il web per l'informazione, per altrettanto vero che quando parli con gli editori, sì, però c'è questa pagina, c'è questa nuova iniziativa, loro ti dicono sì, ma internet non paga. E allora, se c'è tutta questa mole di gente che consulta internet e la pubblicità non arriva, bisogna anche chiedersi il perché. Chi è vetusto, chi è che è anacronistico? Gli editori? Oppure siamo fuori posto noi che cerchiamo di avere nuovi strumenti, o i lettori che li cercano? Beh, adesso Enzo Jacopino magari cercherà di
di districare questa mattassa. Io parlando di ecocompenso, prima il nostro collega e amico Biassoni ha parlato in maniera anche appassionata di ecocompenso, perché è giusto farlo. E l'ecocompenso l'ha inventato l'Ordine Nazionale, cioè prima non esisteva, prima c'erano delle tabelle abbastanza anacronistiche, quelle sì, perché avevano dei numeri fuori mercato. Poi l'ha violentato il governo, l'ha violentato l'INCI, l'ha violentato la FIEG, gli editori, l'ha violentato la Federazione Nazionale della Stampa. Vi dirà quanto è l'importo lordo con cui ci volevano far vivere, meno di 5.000 euro lordi. E allora l'ordine cosa ha fatto? Andato al TAR, che ha accolto il nostro esposto, il governo ha presentato un altro esposto, cioè il ricorso al Consiglio di Stato, che ha dato ancora ragione all'ordine, anzi avvalorando e rinforzando le nostre tesi, giusto? E quindi siamo arrivati a questo punto, l'eco compenso deve essere riscritto. Enzo Jacopino, presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti, che tirerà le conclusioni e poi ci sarà il tempo per, se lo vorrete, ci sarà il question time, penso che ci sarà. Grazie, buongiorno, grazie a tutti voi di essere qui. Ancilla, all'inizio nel suo intervento, ci ha invitato noi, insomma, immagino anche voi, stimolandovi per la parte conclusiva di questo nostro incontro, a parlare in maniera diretta, come si fa in famiglia. E allora permettetemi di farlo. Noi siamo venuti qui per celebrare i 45 anni di questo notiziario comunale e anche per parlare un po' di 150. Io non mi sottrarrò qualcosa su questo, sento il bisogno di dirvi. Però insomma sono stati introdotti e toccati molti argomenti, per esempio il ciclone Biassoni ha messo in mezzo di tutto un po', mettendomi perfino in condizione, la vita non mi risparmia proprio niente, di dover difendere Luca Lotti, e lo farò, insomma vi dico quello che penso. Però fatemi cominciare, non so bene da dove cominciare, perché ho tonnellate di appunti che ho preso, non so bene da dove cominciare, cominciamo dalle buone maniere, ma non solo per le buone maniere, permettetemi di ringraziare il vostro, perché credo che la maggior parte dei colleghi sono di Brugherio, il vostro sindaco Troiano, non solo per l'ospitalità qui, ma anche perché, e lo ringrazio molto, mi ha messo a disposizione il suo computer per rispondere a un gruppo di comici, tutti giornalisti, rigorosamente giornalisti, che ieri hanno fatto una di queste loro riunioncine carbonare per cercare di capire come farmi testuale, come farmi fuori, spero non fisicamente. Sapete perché? Perché il 21 di questo mese Paolo e io andremo davanti al Tribunale di Milano per costituirci parte civile contro Andrea Camporese, che era fino a pochi giorni fa il presidente dell'INPGI, che viene accusato in maniera molto così diretta dai magistrati di truffa aggravata ai danni dell'INPGI e di corruzione nell'ambito di una vicenda che i colleghi penso conoscano, la vicenda Sopaf, della rinomata ditta Magnoni, come la chiamo io, che ha portato questi signori in una intelligenza criminale, dicono i magistrati, con il presidente dell'INPGI, a lucrare con un click, ma nel senso di click, 7 milioni e mezzo su 30 milioni di investimento, facendo click. I magistrati sostengono che Camporese era corrotto, sostengono di avere trovato, siamo a questi livelli, un conto con 200.000 euro che considerano la prova della corruzione, e noi andiamo a costituirci parte civile per tutelare voi, per tutelare i vostri diritti, i vostri soldi. Questa cosa non è andata bene, non è andata giù a molti, anche perché
anche perché personalmente io sono convinto che se è colpevole, ce lo diranno i giudici, se no è troppo comodo parlare e avere fiducia nella magistratura solo quando corrisponde alle nostre posizioni, se è colpevole io ho forti dubbi che tutto possa averlo fatto da solo, ma questo ce lo diranno i giudici. Ho ascoltato molti stimoli da parte di tanti. Io non credo che l'online sia il futuro, Paolo, io penso che l'online sia il presente. E, però francamente vi prego di resistere alla tentazione dell'online e basta, perché dichiaro un mio primo personale conflitto di interesse, io vengo dalla carta stampata, questa sensazione non te la dà nessuno. Non è un problema anagrafico, vi prego, credetemi, no, non è un problema anagrafico, ma questa sensazione, adesso se volessi ricorrere all'enfasi più bieca, vi direi il profumo del piombo, lasciamo stare, no? Insomma, io sono stato in tipografia quando c'erano le linotype, si fondevano le righe con il piombo, c'era sempre il proto spiritoso che quando aspettavi l'ultimo pezzo per andare via alle 3 di notte, arrivava con un pezzetto con un gruppetto di righe raccolte tra i rifiuti, fingendo che fosse l'ultimo pezzo che aspettavi tu, e quando arrivava vicino al telaio se li faceva cadere regalandoti un brivido, dice adesso si faranno le 4 e non le 3 del mattino, ma non è quello, insomma c'è questo contatto e non è solo un fatto anagrafico, ma vi prego, il fatto anagrafico non trascuriamolo, insomma, perché Ancilla mi diceva che circa il 35% della popolazione di Brugherio avrebbe delle difficoltà significative ad appoggiarsi soltanto all'online, insomma, proviamo ad avere rispetto per i colleghi. Vi parlavo del ciclone Biassoni. Ha introdotto molti argomenti. Io personalmente forse non abbiamo la stessa idea forse io non conosco bene le cose sulla direttiva che riguarda le agenzie, ma che editori disinvolti, quanti ne conosco? Editori disinvolti, si inventino un'agenzia di 3 persone con 3 giornalisti. No, con 3 giornalisti, con 3 persone, la Colf, un fattorino che gli fa da autista e un giornalista che fa il negro, e in base a questo in passato riusciva a chiedere e a ottenere contributi pubblici, è un'idea che mi fa orrore e che non mi sento di condividere. Io non so se i numeri imposti dal governo siano non sono la fotografia solo dell'ANSA, ma siccome le risorse sono diminuite, forse un pizzico di razionalizzazione in più nel settore era più che mai necessario, insomma, senza pensare ai piccoli egoismi, se non scadiamo in quella guerra un po' comica che periodicamente viene fatta, spero di non fare una gaffe, dai sindaci che reclamano la riorganizzazione della giustizia e poi pretendono che il loro tribunale del loro piccolo comune non venga toccato. Cioè, proviamo a ragionare rendendo compatibili le risorse ci sono con, ed è questo l'obiettivo, il servizio ai cittadini. Insomma, visto che evoco Lotti, in una sinergia criminale lui ed io dicono, ed è vero, abbiamo fatto un'altra cosa, abbiamo fatto una legge che impedisce di utilizzare i prepensionati nelle redazioni. Io sentivo prima dei colleghi che soffrono il precariato, insomma, che avvertono, perché voi lo sapete che come funzionava che le aziende, soprattutto quelle della carta stampata, mandavano in prepensionamento con i soldi nostri delle persone che continuavano a tenere in servizio a fare lo stesso lavoro che facevano prima e non si creavano mai nuovi spazi. È stata fatta questa norma, che forse è troppo poco pubblicizzata, una norma che fa perdere loro tutti i benefici
non li possono utilizzare. Se ottengono benefici, non li, se li utilizzano, debbono restituire i benefici. Quindi stiamo attenti alle cose che ci diciamo. Non so se riuscirò ad essere organico, ma vorrei provare a dare risposte a tutte le cose che mi sono via via appuntato. La legge 150 ruota tutto attorno ad un verbo, o meglio, la mancata applicazione della legge 150 ruota tutto attorno a un verbo. Non so di chi sia colpa, né so se è stata una furbizia del legislatore. Se non ci fosse quel possono, ma quel possono fosse stato sostituito con un debbono, le amministrazioni sarebbero state costrette ad utilizzare dei giornalisti per fare l'attività informativa istituzionale. So, ne sono consapevole, Sindaco, che nascerebbero in tante piccole realtà molti problemi, perché so che i soldi sono pochi dappertutto. Però so anche una cosa, che dove ci sono sindaci lungimiranti si creano i consorzi. Noi ne abbiamo fatti molti in Abruzzo, comuni vicini si sono consorziati e hanno assunto un giornalista per fare da anello di collegamento con i cittadini. Ma voi ve li immaginate un trapano da dentista in mano ad un manovale che lavora col trapano, ma il trapano da dentista è un'altra cosa. Vi immaginate una difesa, ecco, nel processo Meredith, no, oppure possiamo parlare del processo Iara perché siamo qua, ma vi immaginate un professore di letteratura latina che va a fare il difensore? Cioè, ma perché una materia così, perché non si capisce che una materia così delicata qual è l'informazione deve essere gestita, ma non per una difesa stupida di casta, miope di casta, ma deve essere gestita da chi conosce le regole. Chiunque può fare un comunicato stampa, basta che sia alfabetizzato, che sappia scrivere. Non tutti sanno scrivere e non è detto che tutti quelli che sono iscritti all'ordine dei giornalisti lo sappiano farlo. Ma la differenza è che noi abbiamo delle regole deontologiche da rispettare che gli altri non hanno. La giungla nasce dal fatto che si confonde, io lo ringrazio, lo considero un atto di affetto di Aurelio, la citazione del caso D'Urso, ma vi pare che si possa fare strame della vita e della morte come avviene ogni giorno cercando di accreditare che si fa informazione giornalistica? Ma di che cosa stiamo parlando? Però poi c'è un magistrato qua vicino, ne hai fatto il nome, io l'ho rimosso dalla mia memoria, che nella sua sentenza arriva a dire non solo quello che vi diceva Aurelio, arriva a dire che sarebbe troppo defatigante visionare i filmati come ha chiesto l'esponente ordine dei giornalisti. Cioè, ma a che ci serve la magistratura? Cioè, è faticoso accertare se una cosa che ti segnalo è vero, è vera? Ma di che cosa stai parlando? E allora abbiamo deciso di non fare stancare né lui né altri. Sto piluccando tra le altre cose che ho ascoltato. C'è una differenza sostanziale, l'ha detta bene Aurelio, che insomma, si occupa, coordinando, lo ricordava Paolo, si occupa del gruppo ufficio stampa dell'ordine dei giornalisti. Una differenza fondamentale tra ufficio stampa e portavoce. Adesso non voglio dire che il portavoce ha perfino il diritto di mentire, cioè, ma il diritto di tacere sì. Chi lavora all'ufficio stampa questo diritto non ce l'ha, perché è vero che è l'ufficio stampa dell'amministrazione, ma l'amministrazione non è del sindaco, l'amministrazione è dei cittadini. Quindi chi ha un incarico di quel tipo risponde per omissione di violazione delle nostre regole deontologiche se non fornisce correttamente le informazioni ai cittadini sull'attività istituzionale.
Guardate, una delle cose che Ancilla ha scritto in quel suo, non so come chiamarlo, editoriale, fondo, che non è fondo, insomma, nell'apertura di quest'ultimo numero, sarà un caso, insomma, lei ha evocato le quattro parole che circondano il logo dell'Ordine dei giornalisti, il dovere della verità. Le abbiamo volute con Paolo e con gli altri perché siamo nella società della comunicazione ed era necessario, inaugurando la nuova casa dei giornalisti, perché come tale la viviamo, lanciare un messaggio. Sarà un caso, ma sono anche lì le tue quattro parole, sono il dovere del ricordo. Io ho avuto un po' di tristezza quando ricordavi nel tuo intervento che alcune di queste prime copie rischiano di perdersi, di sfaldarsi, di disintegrarsi. Se le posso rivolgere una preghiera, gli strumenti ci sono, non credo neanche che siano particolarmente onerosi, cioè trovate il modo di preservarlo, perché sono davvero la memoria. E risalendo a 45 anni fa, non c'è neanche quella cassaforte che contiene tutto, anche tanta spazzatura, che è internet. Quindi vi prego, trovate il sistema per preservarlo, perché è una cosa che francamente è necessario fare. Qualche altro appunto che ho preso. Non so come affrontarlo per non turbare il clima cortese, perché sto cercando, Paolo è stato un po' polemico, insomma io in questa fase cerco di non esserlo, e chi mi conosce sa che mi sto facendo molta violenza, perché noi abbiamo in corso al Senato della Repubblica, comincerà ad occuparsene martedì, la Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica comincerà ad occuparsene martedì in seconda lettura, l'esame di una proposta di legge che riguarda le provvidenze all'editoria. È una proposta delicata perché riguarda tanti interventi economici a sostegno di qualcosa che non è come i pure importantissimi pomodori in Italia, cioè l'informazione è una cosa delicata da gestire in maniera attenta, in maniera rispettosa anche dei sentimenti delle persone, come ci siamo detti in tante, insomma Ancilla ha voluto citare una frase che io provo a ripetere quando mi viene, che il primo dovere del giornalista è coniugare il rispetto per la verità con il rispetto per le persone. È una materia, noi c'è necessità di quegli interventi, però una manina lì ha inserito una sorta di riforma dell'ordine che sta diventando un atto criminale. Sta diventando un atto criminale perché di manina in manina hanno cercato di aggiungere delle norme che diventano una discriminazione, secondo me, di dubbia legittimità costituzionale. Io non so se siete più professionisti o più pubblicisti e non mi importa, vi dico quello che penso io, di dubbia legittimità costituzionale a proposito perché stabilisce una discriminazione forte. Una manina è riuscita ad inserire una norma che prevede che i pubblicisti, per essere eletti negli organismi di rappresentanza, debbano avere una posizione attiva presso l'INPS. Presso l'Impigi, scusatemi. Ora noi sappiamo, perché insomma Paolo, io, gli altri, insomma, che non scegliete voi il vostro istituto di previdenza. Ringrazio anche io a nome di Ancilla il segretario generale del comune, il vice segretario, il dirigente del comune, per avere fatto quella scelta. Forse non molti sanno che l'Impigi costa meno delle altre istituti di previdenza, cioè ve lo raccontateglielo, costa percentualmente meno degli altri, cioè a quelli dei vostri enti, se avete la fortuna di lavorare con un contratto, costa dei decimali in meno di altri della stessa INPS, diteglielo, perché magari non lo sanno, e così recuperiamo delle risorse. Quindi, ma hanno previsto questa cosa che è una volgarità, no? non è solo una discriminazione, hanno previsto delle norme che riducono, che tendono a svuotare l'ordine, con l'obiettivo di impadronirsi dell'ordine e della sua cassa.
Perché? Perché l'ordine in questi ultimi anni, senza darci pacche sulle spalle, credo che si sia trasformato in un sindacato. Penso che sia stata tu prima ad interagire con Aurelio, sì. Dell'equo compenso, cioè Aurelio vi ha detto delle cose sbagliate, cioè vi ha detto la verità, mi ha dato delle cifre sbagliate, ve le do io le cifre. Le cifre che il 19 giugno del 2014 FIEG, FNSI e INPGI hanno ritenute adeguate per consentirvi di vivere sono più basse di quelle che dice Aurelio, perché sono le seguenti: 3.000 euro per i primi 144 articoli di almeno 1.800 battute, foto, video, abstract per l'online, spese, oneri previdenziali compresi. Per i successivi 144 articoli altri 1.800 euro, quindi sono 4.800 euro, quindi sono 400 euro al mese, foto, video, abstract per l'online, spese, tasse, scusatemi, e oneri previdenziali compresi. E però capita che qualcuno di voi, per la verità era del Trentino, una collega del Trentino mi ha scritto in aprile: Enzo, io li ho già scritti i 288 articoli, che faccio? Non ti preoccupare, hanno pensato anche a te. E ci ha pensato il principale gruppo editoriale italiano, che è la gruppo Finegili, che adesso è diventato un gigante con gli ulteriori progetti di diffusione che sono in corso. Il gruppo Fineggi l'ha previsto quanto segue, con un contratto che io ho pubblicato, quindi io nessuno mi querela perché dico la verità, insomma. Ha previsto che dopo i primi 288 articoli tu hai diritto ad una retribuzione, e la retribuzione alla quale tu hai diritto è di 10 euro al mese, tasse, video, abstract per online, spese, oneri previdenziali e mi sono dimenticato, e foto comprese, eh? 10 euro al mese, ecco che si arriva ai 4.920 euro dei quali vi parlava prima Aurelio. Voi sapete che a fine anno io ho avuto un match molto divertente che ha avuto un seguito molto amichevole con il Presidente del Consiglio, che sostiene che questa non è schiavitù in Italia, cioè io ho un'altra idea, insomma i coltivatori di pomodori guadagnano molto più di queste cifre, perché li pagano 25 euro al giorno, una cifra che molti di voi, soprattutto in età più giovane, non credo che raggiungano tutti i giorni. Sono state evocate anche tante altre cose, mi pare l'abbia detto Ancilla, mi hai acceso una lampadina e sono andato e ho piluccato una frase che ho annotato qui perché è una materia che affrontiamo spesso nei nostri incontri, una frase di Oscar Wilde che diceva: a volte è meglio tacere che sembrare stupidi, perché parlare può togliere ogni dubbio. Ora io spero di non avere detto nulla e di non dire nient'altro nel breve tempo che ancora mi prenderò da togliervi dubbi sulla mia stupidità, ma è un equivalente un po' più dotta della, io non lo so dire in lingua, di quello che ti diceva la tua mamma: parla bene o taci. Prego? Parla bene o taci. Io non lo so dire in lingua, in romanesco. Il collega Todoro mi ha fatto riflettere su qual è la qualità della nostra informazione oggi. Sai, mi piacerebbe che ci fossero le cinque W in vigore. Non è così. Cioè, anche l'integrazione. È vero che noi ci raccontiamo delle balle, perché le cinque W sarebbero chi, come, quando, dove, cosa e perché. E intanto non sono cinque, ma sono sei, e una è T e non è W. Adesso tu hai aggiunto, con riferimento allo sviluppo del web, hai aggiunto il while del mentre, ma non è così neanche per il web. Se noi non acquisiamo la consapevolezza
del tipo di lavoro che facciamo sul serio e non cerchiamo di ribellarci, di reagire, di cambiare, noi non la recupereremo mai la nostra credibilità. Io non lo dico per la prima volta, quindi forse qualcuno mi avrà sentito dirlo in qualche altra occasione. Purtroppo, con il pretesto degli interessi dei cittadini, so di essere un pizzico in contraddizione, lo confesso in premessa e lo spiegherò, la nostra informazione oggi è regolata non dalle 5, 6 W e più una T, ma è regolata da quella che io chiamo la regola delle 5, normata da quella che io chiamo la regola delle 5 S. E le 5 S sono sport e spettacolo, e ci può perfino stare, insomma, perché è inutile che facciamo finta che non ci sia un ampio settore. Poi c'è un interesse, guardiamolo nel senso nobile, una terza S, che è quella dei soldi, parlo dell'interesse economico, non di chi ruba i soldi ai cittadini, e poi ce ne sono altre due, che sono la vergogna della qualità della nostra informazione, sangue e sesso. Allora, se voi guardate i contenitori TV, sono dominati da sangue e sesso. Io sono rimasto traumatizzato il 23 novembre del 2000, il 23 novembre, quanto posso parlare? No, 10 minuti ancora, forse anche meno. Sono traumatizzato il 23 novembre del 2013 o 14, non lo ricordo. Avevo conquistato il divano di casa mia, non c'era nessuno, cioè ero padrone del divano e padrone del telecomando, e smanettavo con il telecomando. A un certo punto mi trovo un faccione di una donna in lacrime, e vi dico, ho avuto pensieri cupi. Il primo che ho avuto, perché in quel periodo l'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, non stava particolarmente bene, e ho pensato che avesse avuto qualche altro problema. Il secondo pensiero è che l'ISIS avesse tagliato la testa a un qualche altro giornalista, ma mentre questi pensieri mi passavano, io ho capito che il faccione della signora che era inquadrata era il faccione della signora Barbara D'Urso. E ascoltavo questo colloquio, lei che piangeva e parlava con un certo Mario. Guardate che stiamo parlando della vostra vita, dei vostri figli, delle vostre sorelle, dei vostri fratelli, cioè della nostra vita. Dice, dimmi Mario, ma tu come hai ripreso il rapporto con Elena? Io, che non sono un maniaco del genere, ma Elena chi? Dice, ma vediamo di capire, ma che sta succedendo? Chi è Elena? Dice, ma mi ha scritto su Facebook, stia attento, quando esce da Facebook, come le ho detto nel suo studio, esca, non lo lasci aperto, perché se no si ritrova in collegamento con non so chi, esca li costringa a inserire la password. Dice, mi ha scritto su Facebook, vi do la versione breve, non l'ho riconosciuta, mi ha riscritto, abbiamo cominciato a vederci. Dove l'hai vista? A casa sua. Come andavi a casa sua? In macchina. Ma dove la parcheggiavi la macchina? Nel cortile di casa. E c'era una voce fastidiosa che si decrittava appena, che era in studio, il signore era in collegamento, e dice, guardate che Elena ha dei figli. E io continuavo a dire, ma chi è sta Elena? Guardate che Elena ha dei figli, guardate che Elena ha dei figli e vanno a scuola. Dice, Mario, ma quando l'ha incontrata a casa sua, siamo a casa sua per prendere un caffè, ma quando l'ha incontrata a casa sua c'era suo marito? Quando sono andato io, no. Dice Mario veniva inquadrato da qui in giù, non voleva rifarsi riprendere. Mario, di la verità, tu hai ripreso la relazione con Elena? Non rispondere Mario, andiamo con la pubblicità. Elena era la signora Elena Ceste, per l'omicidio della quale, dopo che è stato ritrovato il corpo, è stato arrestato e mi pare anche condannato il marito.
in primo grado. Ha tre figli che vanno a scuola, uno ha 16 anni e credo che non abbia passato delle giornate molto piacevoli, sentirsi con gli amici di classe, i compagni di classe. Sapete che i ragazzi sono spietati, sentendo dipingere la madre come quasi una prostituta. Quando dopo la pubblicità, che ha avuto quindi un picco, non rispondere, ma tu scusatemi, mi inquieta così tanto, non rispondere Mario, tu ai carabinieri hai detto un'altra cosa, perché Mario aveva detto non ho ripreso la relazione con la signora Ceste, non rispondere. Quando riprende la pubblicità Mario risponde: non è vero che io ai carabinieri ho detto un'altra cosa. Il misfatto era compiuto. Un magistrato di Monza, se non sbaglio, ci dice che non era necessario guardare i filmati per stabilire la responsabilità della signora. I filmati della trasmissione per stabilire la responsabilità della signora D'Urso. Questo è il paese di Barbara D'Urso, perché la signora Barbara D'Urso fa 3,5 milioni di audience per ogni puntata. Che vi voglio dire? Visto che abbiamo allargato l'argomento dai festeggiamenti per i 45 anni e gli auguri che continui per altri cartaceo, per altri 45 anni, poi insomma verrà a fare gli auguri un altro, perché io presumo che tra 45 anni verrò a festeggiare il novantennale. Che cosa voglio dirvi? Che se noi non proviamo a contaminare in maniera positiva col nostro lavoro i colleghi, soprattutto i più giovani che vengono utilizzati in maniera così disinvolta dalla signora Elena Ceste, protagonista di dalla signora Barbara D'Urso, protagonista di... Guardate, mi inquieta sul serio, cioè, perché io ho una nipote che ha 5 anni, che gioca sul tappeto davanti alla TV. Io lo so, ma molti credono che i nostri figli o i nostri nipoti stiano sul tappeto a giocare con la... o i suoi figli stiano sul tappeto a giocare con la... Non si sente? Ah, sto dicendo la stessa cosa. Stiano sul tappeto a giocare con non so che cosa vogliono o preferiscano, e non ascoltino le porcherie che in una fascia protetta passano. Guardate che sono come spugne. Acquisiscono il linguaggio. Ecco, se noi non riusciamo a trasmettere con il nostro lavoro impulsi positivi, soprattutto ai più giovani tra di noi, contaminandoli in un modo sano di fare informazione, perché la tentazione della barbara dulcizzazione dell'informazione, guardate che passa per i giornali, perché attraversa i giornali, attraversa la radio, attraversa le TV, perché le urla dei capi redattori, dei direttori che non si preoccupano della qualità dell'informazione, ma si preoccupano solo della contabilità. Se noi non mettiamo dei semi molto sani, non diamo delle cose molto forti ai nostri colleghi perché possano reagire davanti a queste richieste, insomma, non solo non acquisiamo riconquistiamo una credibilità alla quale stiamo cercando pateticamente di lavorare da tanto tempo, ma ne perdiamo dell'altra e non facciamo l'interesse della collettività. L'informazione deve essere quella, secondo me. Non sono innamorato di una mia frase, non so neanche se sia mia, la ripeto da così tanto tempo che forse l'ho fatta mia. Se noi non riusciamo a coniugare il rispetto della verità con il rispetto delle persone, noi non è che siamo inutili, siamo dannosi. Se noi non la smettiamo di fare un'informazione urlata, noi siamo dannosi. Io detesto le carte deontologiche, cioè non ne posso più delle carte deontologiche. Ho fatto l'inferno per ridurle ad una, ma mi sta un po' sulle scatole anche quest'una. Ma davvero per avere rispetto per la verità e per le persone c'è bisogno di uno che ti dica: se non ce l'hai ti sanziono? Ma quanto vale la professionalità di uno di noi che si frena, si limita solo perché altrimenti paga pegno?
ma non ci dovrebbe essere in ciascuno di noi un'esigenza morale un po' più forte della paura di un buffetto? Sono in polemica anche con il Presidente del Consiglio Nazionale di Disciplina, perché si fanno commuovere, cioè io sarei molto più severo. Chi di noi sbaglia paga, perché noi non possiamo pretendere dal governo, dalla collettività, un'attenzione particolare, degli aiuti particolari, perché l'informazione è materia delicata che va sostenuta anche con l'esiguità delle risorse che ci sono, e poi non vivere noi questa responsabilità della contaminazione che rischiamo di creare se invece non rispettiamo quelle regole semplici. C'è bisogno di urlare? Perché? C'è bisogno della Carta di Roma per sapere che bisogna avere rispetto e usare un linguaggio appropriato per i migranti e i richiedenti asilo? Ma c'era bisogno delle sanzioni per evitare con le immagini di diventare complici dei servizi segreti siriani che acquisivano le immagini che trasmettevamo e poi ritrovavano i familiari rimasti in Siria e gli facevano pagare pegno? Abbiamo messo mesi a capire che uso veniva fatto di quelle immagini, e adesso, grazie alla sensibilità dei telecineoperatori, riescono a sfumarle queste cose. C'è bisogno di non so quale carta, e chi se ne frega qual è, per dire che bisogna avere attenzione quando ci occupiamo dei minori, dello sviluppo. Non è che noi non ci possiamo occupare dei minori, perché poi si arriva alle deformazioni di tutti i bambini che hanno i bambini a un certo punto erano tutti senza volto, avete notato in TV, tutti con i pixel. Ma c'è bisogno di una carta per dire che bisogna evitare di scrivere delle cose che turbino lo sviluppo dell'equilibrio psicofisico di un bambino? Non c'è bisogno, basterebbe la coscienza, basterebbe comportarsi interagendo con affrontando gli argomenti e usando per gli altri lo stesso rispetto che proviamo a pretendere per noi. Io non so quanto sono stato organico, poco, anzi questo lo so. Sono stato poco organico, mi sono anche perso alcune cose che ricorderò quando avrò finito di parlare. E voi mi perdonerete, ma non la voglio tirare ancora per le lunghe, e fatemi finire su questo quasi sermone con un appello. Occupatevi dell'ordine, non permettete che l'ordine sia di Jacopino, perdonami Paolo, di Pirovano, di Biassoni, di Ancilla Fumagalli, perché se non ve ne occupate e vivete ad esempio questi appuntamenti come un modo per evitare sanzioni che non vi verranno, credetemi, perché non sono in condizione di infliggervi sanzioni, ma non li vivete come elemento di arricchimento, di crescita, di confronto, anche di contatto fisico tra di noi, per sentirci ancora di più una comunità investita di un dovere, di un dovere. L'articolo 21 della Costituzione, chiudo così, è anche un altro dei miei ritornelli, non parla dei nostri diritti. L'articolo 21 della Costituzione non parla dei diritti delle categorie, parla dei diritti dei cittadini. Semmai in quell'articolo, quindi, quando vi prego, non vi fate sentire mai da me, perché vi ringhierei approfittando della vostra benevolenza, non vi fate mai sentire da me il diritto dei giornalisti. Noi non abbiamo diritti. Noi abbiamo doveri. L'articolo 21 della Costituzione parla del diritto dei cittadini ad avere un'informazione libera, indipendente, rispettosa della verità, rispettosa delle persone. Se noi viviamo la nostra professione con questi sentimenti, onoriamo la nostra professione, onoriamo la Costituzione e riconquisteremo un rispetto da parte dei cittadini che francamente mi sembra appena un pelino, il sindaco non me ne voglia, un pelino al di sopra di quello che immotivatamente hanno i politici, perché quando si ragiona per mucchi si commettono sempre degli errori.
Vi chiedo scusa se sono stato disorganico, ma avevo troppi stimoli. Grazie. Grazie, grazie al Presidente Enzo Iacopino. Poi se ti vengono altre certo. Idee, ovviamente saremo qui ad ascoltarle. C'è qualcuno che vuole fare delle domande, porre dei quesiti, chiedere delle delucidazioni rispetto a quello che si è detto? Chi lo vorrebbe fare è pregato di venire qui per un motivo semplicissimo, per la diretta streaming. Prego. Ci mancherebbe. Sempre io, ma volevo chiedere a Walter, visto il tema della giornata, la scelta di aver eliminato totalmente il cartaceo, che valutazione ha avuto a monte e se effettivamente ritenete che l'online raggiunga tutti i cittadini del vostro comune. E poi volevo dire una cosa al Presidente, io non è che soffra il precariato, perché se soffrissi il precariato sarei dallo psicologo, dal momento che da 20 anni mi trovo nel precariato. Quello che voglio dire è che penso tanti colleghi frequentiamo questi corsi con tanto interesse, perché davvero danno un sacco di stimoli, però sentiamo parlare sempre di online, di futuro della carta, di social, che dobbiamo saper fare questo, insomma penso che la questione sia veramente fondamentale, quella dei nostri contratti, della nostra situazione, che andiamo in strada, andiamo in consiglio comunale, scriviamo di nera, scriviamo di giudiziaria, veniamo trattati a livello di monte lavoro e di qualità del lavoro come i contrattualizzati, ma così non è. Penso che io ne ho sentiti nella mia zona in Monza, Brianza e Milano, ho sentito solo oggi questo tema, eppure scorro settimanalmente l'elenco degli appuntamenti che l'ordine organizza. Forse sono stata distratta, però di questo una volta ho sentito parlare dei ghetti, ci sono dei corsi sui ghetti nella provincia di Milano, forse bisognerebbe cambiare argomento. Grazie. Non ti posso abbracciare, no? Non ti posso abbracciare. Però cioè, io devo dare atto ad Aurelio di aver organizzato, a qualcuno ho partecipato anche io, almeno 3 o 4 di questi appuntamenti, sì aspetta un attimo, 3 o 4 di questi appuntamenti, gli appuntamenti, la maggior parte degli appuntamenti, direi la quasi totalità degli appuntamenti sul territorio, li organizzano gli ordini regionali, noi abbiamo avuto nella fase iniziale, nella quale eravamo tutti inesperti, perché adesso sono tutti bravi dopo, no? Quelli che guardano sono bravi, non sono polemico con te, parlo di quelli che hanno fatto all'inizio una polemica, ma noi all'inizio abbiamo avuto un contenzioso molto forte con l'Ordine della Lombardia, perché credo che il 65% dei corsi che ci proponeva sulla piattaforma fossero a pagamento. E io sono personalmente contrario ai corsi a pagamento, noi siamo contrari, abbiamo pregato gli ordini regionali, non è complicato se non ti vengono le idee, trai lo spunto da un'idea che cogli in giro e ne organizzi uno gratuito sul territorio, magari non tutti a Milano, perché insomma diventa complicato, quindi è vero. Però francamente non dite che ci sono pochi corsi, perché non pensavo che ci fosse questa contestazione, ma dice su questo tema delle compenso, cioè sì. Io credo che noi abbiamo un gruppo di lavoro del quale non hai fatto parte tu, Francesca, un gruppo di lavoro che si occupa della Carta di Firenze, che ha fatto allora fai parte, allora cioè, mi funziona ancora la testa, che fa, di un gruppo di lavoro che ha organizzato circa 40 appuntamenti su Carta di Firenze, che è collegata strettamente all'ecocompenso, un altro gruppo di lavoro che prova ad insegnarvi come costruire gli zainetti, con un avvocato, gli zainetti per le vertenze, e mi dispiace dire che non ha ricevuto molti inviti in Lombardia per fare
questi incontri. Ne avremo fatti più di 40 di questi incontri, lo dico perché a molti sono andato anche io. C'è un avvocato che vi dice: guarda, le vertenze dei giornalisti sono di natura amministrativa, non è che si possano aggiungere carte quando te pare a te, il procedimento del lavoro ha degli schemi precisi, tu devi costruire questo prima di avviare la causa. Cioè, queste cose le facciamo, ma le possiamo fare dove la struttura territoriale ci offre la possibilità di farlo. Ho un sindaco che ringrazio ancora, per esempio, se adesso il sindaco mi dice che è pronto ad ospitare qui questo incontro su come difendersi dagli editori, noi lo organizziamo. Il sindaco ha detto: quando volete, dateci il tempo materiale e lo organizziamo. Guardate, questo corso, io ho partecipato a due appuntamenti soli, uno proprio a Milano, ma organizzato dall'Ordine Nazionale, tanto per essere chiari, al Circolo della Stampa, e uno a Vicenza, sono finiti con la Ola, perché i colleghi finalmente capivano come, perché mica siamo tutti laureati in giurisprudenza, e se lo sei non ti basta. Non so chi voleva intervenire, la domanda era rivolta a... Rodaro? No, volevo solo integrare, rispondendo al problema dei corsi, poi lascio a Walter, cioè ben venga la sollecitazione. Faccio un esempio, il Presidente ha detto che il 65% dei corsi organizzati in Lombardia sono a pagamento, ha omesso, no, l'anno scorso erano ancora di più quelli a pagamento, ha omesso di dire anche un'altra cosa, un po' più diplomatico forse, che l'Ordine Regionale della Lombardia non usufruisce dei soldi, non che non usufruisce, non utilizza i contributi che l'Ordine Nazionale mette a disposizione di tutti gli ordini regionali per fare e promuovere in prima persona i corsi gratuiti. Quasi tutti i corsi gratuiti che vengono promossi in Lombardia non sono promossi direttamente dall'Ordine Regionale, sono promossi da tante persone, da tante realtà che hanno il piacere di creare momenti e occasioni di confronto e di aggregazione come questa. Una di queste, ad esempio, lo stesso gruppo Uffici Stampa Brianza, che molti conoscono, di cui ne fa parte Ancilla, Walter, Valentina, Maria Luigia, per cui ben venga anche, se dopo alla fine c'è qualche proposta, la possiamo organizzare insieme. Sono occasioni dove si cerca di fare aggregazione. Poi se uno mi dice perché l'ordine regionale non promuova sufficienti corsi gratuiti, io non posso rispondere, francamente. Grazie, lascio a voi. Grazie. Io questi dati non li ho presenti, se li hai tu vuol dire che hai una visione a 360 gradi. Walter, avete perso il contatto con alcune, chiamiamole fette, tra virgolette, alcuni cittadini, alcuni cittadini, per esempio, quella frangia di coloro i quali internet non usa. Sì, allora questo è chiaramente un problema di cui si è fatta questa scelta, però diciamo che intanto non avevamo la certezza di raggiungere tutti col cartaceo, perché il cartaceo veniva pubblicato in 18.000 copie, veniva consegnato in tutte le case dei cittadini stranesi, ma non avevamo nessuna certezza che quelle 18.000 copie venissero aperte e lette. Quindi il cartaceo di per sé non significa raggiungere tutti. È vero, c'è una parte di popolazione che non usa il web. Anche qua però bisogna un po' sfatare il mito, nel senso che non è vero che, come ci veniva detto, le persone anziane non navigano. No, le persone anziane navigano, e anche tanto, a volte spesso più dei giovani, perché hanno anche più tempo. Da questo punto di vista siamo andati nei centri anziani e all'Università del Tempo Libero, dove ci sono queste persone, e dove ci sono dei laboratori di informatica, per dirgli: guardate che lo strumento che adesso il Comune utilizza è questo. Dopodiché abbiamo cercato di rafforzare più possibile il rapporto con i giornalisti locali, quindi aumentare, cercare di rendere più forte il lavoro di ufficio stampa per far arrivare comunque le informazioni circa l'attività dell'amministrazione
a quelle persone escluse dal web che comunque leggono i giornali locali. E nelle nostre realtà, Sergio lo sa meglio di me, il ruolo dei giornali locali è comunque ancora molto importante, perché c'è una parte consistente di persone che si informano ancora giustamente attraverso la stampa locale. Quindi con un lavoro in sinergia con i corrispondenti locali, una parte, come dire, del buco lo copriamo così. Jacopino parlava prima a questo proposito del piacere della carta, no? Anch'io ho ancora quel piacere, perché arrivo da lì, nel senso che io quando ero ragazzo i giornali non c'era il web, no? Quindi il piacere della carta ce l'ho ancora adesso, però purtroppo i numeri sono quelli. Non dimentichiamo che oggi la fascia delle persone tra i 18 e i 30, 35 anni, l'edicola non sa più cos'è. Ce l'ha qua, ma sta diventando un'altra cosa, no? Questo è il principale, non è il computer a casa, questo. E diventa il mobile, certo. E l'ultima cosa, Federica, sulle motivazioni, erano un po' quelle che adesso non la vedo perché è nascosta là dietro, ok? Erano le motivazioni per cui abbiamo fatto questa scelta. Come dicevo, la prima essenziale era quella economica. Le pubbliche amministrazioni da un po' di anni a questa parte, vittime della spending review, di questo famigerato patto di stabilità, anche quelle virtuose come Serenio, come probabilmente è Burgherio, sono costrette a fare dei tagli. La prima cosa che tagliano, purtroppo è una delle prime cose che tagliano, è la comunicazione. Quindi noi eravamo in una situazione di emergenza, perché quel prodotto cartaceo non eravamo più in grado di farlo, dovevamo trovare un altro sistema per comunicare, e il web dà la possibilità di produrre dei contenuti a costo zero, comunque decisamente inferiore rispetto alla carta. E poi c'era quello che ho cercato di spiegare prima, uno scenario più ampio che ci ha spinto a questa scelta. Grazie Walter Todaro. C'è qualche altra domanda? Prego. Accomodati pure lì, sempre per i motivi di cui sopra. La telecamera, Ed. Sì. Allora, innanzitutto voglio complimentarvi per questa iniziativa, perché è stata veramente ricca di stimoli, anche polemici, ma in senso positivo. Allora, io sono uno della riserva indiana, nel senso ho 59 anni, sono un professionista, faccio questo lavoro da 36 anni e quindi sono un garantito, quindi mi sento un po' toro seduto. Brevissimamente, la storia della carta, sì, va bene, però ecco, a me ricorda, io ho tre figli, uno di 16, uno di 22 e uno di 24. Loro purtroppo il profumo della carta, ecco, forse il libro, ma il profumo questo non lo sentono. Il presidente Jacopini dice un fatto anagrafico, purtroppo sì, io ritengo sia un fatto anagrafico, poi mi sbaglierò. È come l'illuminazione a gas delle città, bellissima, suggestiva. Ragazzi, c'è il LED adesso, anche a me piacerebbe che le nostre città fossero illuminate tutte. Poi è chiaro, è il discorso che la strada va illuminata, quindi che sia a gas, che sia a incandescenza, che sia a LED, quindi metafora, il giornalismo ci sarà sempre. Purtroppo i media saranno gioco forza. Io dico, io lo vivo in casa, io ho tre figli, loro il giornale è un oggetto misterioso, non sanno neanche come prenderlo. Cioè quando arriva il giornale, e arriva perché io faccio questo lavoro, non sanno neanche come prenderlo in mano. Questa premessa. Ecco, io vorrei fare un intervento brevissimo, anche un po' polemico, però magari, visto che si è parlato tanto di addetti stampa, di la Ancilla ha fatto un intervento bellissimo, qui mi sembra che avete un sindaco illuminato, ecco, io però vorrei andare controcorrente un po' anche alla luce della mia esperienza di 36 anni di giornalista che si occupa di cronaca locale, quindi ha a che fare con i sindaci, ha a che fare con gli imprenditori. La domanda, ecco, un po' brutale è, ma siamo sicuri che gli addetti stampa sono giornalisti? Oddio, cosa ho detto?
Allora, le nostre tavole della legge, la legge del 63, l'istituzione dell'ordine, dice che il giornalista, all'articolo 2, è una persona che fa due cose, informazione e critica. E già qua dico, un addetto stampa può fare queste cose? Cioè noi, il giornalista è tenuto alla verità sostanziale dei fatti. Per cui adesso la voglio fare molto breve, perché qui si apre tutto un discorso non all'obiettività ma all'imparzialità. Ecco, anche alla luce della mia esperienza, poi ci sono delle, e sono la maggior parte, devo dire, soprattutto da gente giovane che lo fa. Però io purtroppo, e poi qui adesso non mi ricordo se l'ha detto il Presidente o chi, ha detto che l'amministrazione non è del sindaco ma dei cittadini. Va bene. Bel principio. Io purtroppo potrei raccontarvene decine e decine di casi dove l'amministrazione è del sindaco o di qualche assessore decisionista. Quindi io voglio dire, ripongo la domanda proprio in maniera polemica, in maniera provocatoria. Il Presidente Jacopino giustamente ha parlato di deontologia, cioè che è una materia, l'informazione che ha fatto quella metafora molto bella del trapano da carpentiere e il trapano da dentista. Ecco, ma siamo proprio sicuri? Io sinceramente ho qualche dubbio, anche perché, appunto, ripeto, alla luce della mia esperienza. Ecco, poi, se parliamo di amministrazione, forse possiamo. Ma io ho presente gli uffici stampa delle imprese, delle ditte. Vi faccio un esempio brevissimo. Allora, io lavorerò nell'ex Alfa Romeo, che è vicinissimo, a 2 chilometri di Arese, sta per sorgere, verrà inaugurato la prossima settimana, il centro commerciale più grosso d'Europa. Prego? Sì, d'Europa, del mondo addirittura. Ecco, io le sto tenendo le mail che stanno arrivando dagli addetti stampa, perché lì ci saranno 70-80 negozi e poi c'è... Ecco, adesso io non so, ecco, lui è molto, Aurelio è molto, molto più... Ecco, ragazzi, cioè, è stato detto qui l'informazione, il marketing, dove... Cioè, qui non è informazione, è marketing, questa è pubblicità. E poi, veramente, io le ho tenute, perché ci sono anche dei messaggi non troppo subliminali che fanno capire, insomma, visto che qualche negoziante non è che stia facendo i salti di gioia, perché questa roba qui è una bomba nucleare, cioè distruggerà Esselunga, distruggerà, fanno capire, insomma, caro giornalista, ci vieni a io banalizzo, però neanche tanto, io ce le ho quelle mail, poi magari se il Presidente Jacopino gliele giro, dove fanno capire, insomma, se parli bene di noi magari c'è anche qualche sconto al negozio, detto proprio brutalmente, eh. Ecco, e questi sono addetti stampa. Io dico, io faccio giornalista con tutte le difficoltà, con tutte le negatività, le critiche, io ho fatto, però cerco di farlo con lo spirito di Jacopino, cioè uno spirito deontologico, una persona che si chiede, ma il rispetto della persona. Ecco, queste persone che lavorano, per carità, lavorano, non è che rapinano le banche, ma sono giornalisti come me. Ok, basta, questo perché sono giornalisti, è sicuro? Se sono iscritti all'albo, voglio dire. Alcuni di loro sì, sono okay. Sicuro. Io vi parlo dei comici ogni tanto, siccome sono sotto l'attenzione dei comici. Non vorrei avere detto qualcosa di sbagliato, cioè qualcosa che non penso. Penso di aver cominciato dicendo che io non credo che l'online sia il futuro, penso che sia il presente. Quindi, siccome alcuni giorni fa un comico professionista che ha ruolo sindacale in occasione di un incontro all'università per promuovere una scuola di formazione, non un master, perché da quando ci occupiamo dell'ordine i master per il praticantato erano 21, sono diventati 10, insomma. Quindi non mi coinvolgevano in questo, per promuovere una delle loro cose io mi sono andato, mi sono preso la libertà di dire guardate, sono un po' preoccupato perché vedo il parterre e sono tutti accademici, allora se voi fate una roba
per autoreferenziale, per distribuirvi degli incarichi e delle prebende tra di voi, non andate da nessuna parte, perché guardate che la vita reale nella professione non è quella ovattata delle università, è ben altra roba. Tra l'altro, francamente, penso che non siate neanche molto dentro la situazione, perché vi siete date, e ce le hanno elencate, delle parole d'ordine così complicate che non me le ricordo neanche. Vi posso dare la prima parola d'ordine? Dice, la prego, gli elementi della lingua italiana, perché io vedo quelli, i colleghi che vengono a fare gli esami, e vi garantisco che forse una quota dei capelli che non ho più in testa li ho persi leggendo i loro compiti. Quindi vorrei, a beneficio dei comici, evitare che mi si attribuisca che io non sia controllo online, eccetera, eccetera, perché non è vero, insomma. Poi non sono a livello professionale come il sindaco, ma vi garantisco che smanetto molto, insomma, no, mi dicono che gestisce non so quante robe, ha due appuntamenti informativi al giorno. Ma quando lo fa il sindaco? Sto scherzando, perché anche quando ha quegli appuntamenti informativi fa il sindaco, se fornisce. L'obiezione l'ha fatta Paolo. Io non so se tutte le persone alle quali tu hai fatto riferimento sono iscritte all'ordine, però gli addetti stampa, se sono iscritti all'ordine, sono colleghi. Ma dobbiamo capire come devono fare gli addetti stampa. L'addetto stampa dell'ENI, io ho lavorato per molti anni, sono stato un inviato del giorno, poi mi ha cacciato via la Santolini che mi ha rubato il posto. E, magari. L'addetto stampa dell'ENI, allora il giorno era dell'ENI, non era del gruppo Monti Riffeser, non è che ti potessi aspettare che ti rivelasse lui che una qualcosa era andata male in Libia in un cantiere dove stavano facendo un'esplorazione, ma se tu lo chiami avendo saputo la notizia, lui, collega, ha il dovere di risponderti e di dirti la verità. Il confine è quello. Questi colleghi ai quali tu fai riferimento, se ti offrono il cambio merce, non fanno il loro lavoro, non lo fai neanche tu se accetti il cambio merce. Allora, la mia mail è banalissima, enzo.iacopino con la i normale @odg.it. Tanto perché lo sappiate, io trasmetto alla Procura della Repubblica di Roma, che mi odia, anche le lettere anonime che in base alla legge potrei buttare nel cestino. Ma c'è nessuno del Consiglio di Disciplina della Lombardia qua? No. Io non so quante segnalazioni ho fatto al Consiglio di Disciplina della Lombardia in tema di equo compenso, di violazione dei diritti dei colleghi, ho questa fissa, perdonami, ma anche su altre violazioni. Se ci sono violazioni, sconti zero, perché il comportamento scorretto di uno pregiudica la rispettabilità degli altri, della famiglia, degli ordini, dell'ordine, del suo insieme. Non possiamo permettercelo. Non so se qualcuno deve aggiungere qualcosa d'altro. No, mi permette di fare solo una precisazione sull'ultima questione del nuovo centro commerciale di Arese che inaugurano mercoledì. Cioè, avendo un attimo seguito la cosa, mi è stato garantito che su Arese verrà seguito dal punto di vista comunicativo il modello Olio Center. Anche perché il presidente di Olio Center, Giancarlo Bassi, è anche uno degli attuatori principali del nuovo centro commerciale ad Arese. E Olio Center la comunicazione gesta in modo molto chiaro. C'è un collega che si occupa di quello di comunicare quello che sono gli eventi, è giornalista, e cura quindi le attività, eventi che vengono svolti all'interno di Olio Center. Ed è ben distinta da chi invece all'interno di Olio Center fa poi promozione. E questo sistema, questo schema, adesso probabilmente sarà in fase di avvio la questione, però Giancarlo Bassi dice anche ad Arese, siccome funziona questo sistema, ci permette di fare liberamente la promozione, distinguendo dall'informazione, lo ripeteremo anche ad Arese. Verifichiamolo fra un mesetto. Grazie Aurelio, poi la collega Santolini mi dice che noi come ordine chiediamo il bollino che certifichi gli uffici stampa di giornalisti veri, e quindi
quindi ci auguriamo che questi gestiti da giornalisti veri vuol dire che sono iscritti al nostro ordine. Se non ci sono altre domande, noi possiamo chiudere qui, ringraziandovi dell'attenzione, di essere venuti, e ringraziando i relatori per quello che ci hanno detto. Grazie anche a Rino Felapi, non so se vuoi intervenire. Rino Felapi è il Presidente del Consiglio Nazionale di Disciplina, e ringraziamo ovviamente il Sindaco Antonio Marco Trujano per la gentile ospitalità. Grazie a voi, buona giornata e buon weekend.